sistema efficientissima. Poi dicevo appunto che l'evento sarà registrato per avere la massima fruibilità, sarà poi pubblicato sui canali camerali ed è attivata come sempre una sessione parallela offline, scrivendo in real time a quell'indirizzo di posta elettronica. Voi potete non solo porre quesiti durante la diretta, ma naturalmente siamo a disposizione anche dopo, anche successivamente. Partecipiamo oggi a questo webinar con competenze diverse, come appunto impresa digitale, partecipa tutto il team. Cercando di capire con voi come vendere online per non distanziarsi dal proprio business, scusate il gioco di parole, ma è esattamente così, con quali strumenti poterlo fare aprendo un negozio virtuale online e come costruire una rete digitale. Cioè cerchiamo di, al di là di dire cos'è l'e-commerce, lo sapete probabilmente anche molto meglio di noi, raccontare perché o perché no fare questo salto di qualità. Quando e con chi, quale interlocutore ad esempio, dove e come. Perché beh, in realtà probabilmente in questo periodo le hanno raccontate veramente tante. Vi hanno raccontato, avete sentite molte, le opzioni con cui fare e-commerce, i marketplace esistenti su cui poter iniziare a farlo, la possibilità di fare un'autonomia, se si ha budget, se si ha una mentalità imprenditoriale per fare anche un investimento in termini di risorse umane. Avete sentito, possono esistere costi, così come possono esistere costi molto leggeri se si pensa ad esempio di avere una piattaforma di e-commerce attraverso uno dei marketplace classici, eBay più conosciuto, più noto e più flessibile, ma anche Amazon, sono interdipendenti, sono sovrapponibili e sono in alternativa, non sono due marketplace uguali. Quali prodotti funzionano di più? Lo vedremo oggi, anche se molto velocemente, magari poi penseremo di fare una sessione ad hoc su questo, perché una delle domande che mi viene fatta in ogni momento in cui si condividono questi pensieri, ma anche lezioni con i miei ragazzi universitari, ma ok, prof, ma quali prodotti funzionano di più online? Cosmetici o stampe antiche? Ceramiche o pezzi di orologi datati da collezionisti? La risposta è dipende dal periodo storico, sì, ma dipende anche da quanto la mentalità imprenditoriale vuole spingersi nell'investire sulle cose che ci siamo detti fino adesso. Che il tema sia caldo è chiaro, ma per avere un webinar molto concreto e magari un po' meno emozionale, partiamo subito. Sono cambiate radicalmente negli ultimi 4 mesi le abitudini di consumo, cioè i consumatori hanno avuto la capacità e la possibilità di indirizzare, come si suol dire, il mercato. Come potendo scegliere attraverso l'e-commerce quali prodotti e servizi preferire, secondo una logica che vedremo tra un istante. Ebbene, ne avete sentite tante, io vi do pochi dati, ma molto concentrati, che poi sono il punto finale di una serie di ricerche diversificate, sintetizzate da me. Ci sono anche dei contributi che usciranno, perché poi io renderò molto volentieri disponibili per attività che seguo. In altre aree, il 77% delle aziende di ogni settore merceologico ha acquisito nuovi clienti in questi ultimi 3 mesi. È un dato di fatto, è un dato solido. Effetto zero fila. Anche alla fine di questa emergenza, che noi ci auspichiamo arrivi davvero presto in modo anche qui solido e definitivo, si continuerà a preferire ad acquistare online. In modo tale da, questo momento è particolarmente importante, non effettuare più quelle lunghe file nei negozi o quelle lunghe file semplicemente per trovare parcheggio in centro nelle grandi città che tanto davano fastidio prima, ma che tanto in realtà oggi sono indispensabili per evitare il contagio in questo momento, ma contagi eventuali in futuro. Terzo dato, il 40% lo utilizzerà per gestire la quotidianità. La quotidianità di acquisto dal piccolo oggetto all'oggetto più importante e strutturato. Quarto punto, siamo sicuramente diventati in questi 3 mesi più consumatori digitali, è aumentato il numero di consumatori digitali, ma allo stesso tempo siamo anche consumatori più digitali. Quindi le persone che prima, usualmente tutti noi, andavano fisicamente nei negozi a comprare anche cose che erano semplicemente, facilmente dematerializzate attraverso un acquisto web, hanno cambiato abitudini, cioè
hanno messo nel loro basket, hanno messo nel loro mindset, nel loro modo di pensare, un modo di approcciare al commercio e all'acquisto di beni o servizi molto diverso. L'e-commerce è una cosa nota. Io ho comprato il mio primo book nel 1999 in Amazon, meglio nel 2000, un libro con cui poi mi sarei confrontato nella mia tesi di laurea. Allora, nel nostro basket oggi, nel nostro portafoglio oggi di acquisti, noi vogliamo un prodotto sempre più di qualità, anche se comprato online, che con un click ci venga consegnato con i giusti tempi di delivery, con una garanzia di pagamento sempre maggiore. Se poi abbiamo fine, magari il tempo alla fine, vediamo questa domanda che ricorre, ma i pagamenti sono sicuri per chi compra e per chi vende? Ma come si fa ad entrare in modo corretto? Andiamo veloce, andiamo molto molto veloce, ma magari alla fine vediamo anche questo, soprattutto se fosse di vostro interesse e se nascesse una domanda in merito. Bene, dobbiamo cambiare davvero la modalità di pensiero. Perché da un acquisto di e-commerce classico, noi dobbiamo pensare di integrare, perché vorrò fare questo passo, strumenti di innovazione digitale e di trasformazione digitale 4.0 per permettere al nostro carrello e-commerce di affiancarsi al nostro punto di vendita fisico, qualora ne avessimo uno, oppure di sostituirlo. Questo pensiero nel corso degli ultimi 10 anni è stato fatto in momenti di crisi da moltissime aziende. Due slide di transizione molto rapide. Marchi oggi globali, nati in realtà in quel famoso garage di memoria USA, hanno esattamente ragionato in questo senso. Nascono in periodo di crisi, si sviluppano e si sviluppano seguendo quella che è l'innovazione digitale oggi, quello che l'innovazione dell'information communication technology alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000 già dava loro modo di poter crescere. Come ad esempio stando attento alle nuove tecnologie, abbiamo citato i pagamenti. Oggi pensare di iniziare un percorso di e-commerce attraverso un negozio proprietario, attraverso un marketplace, è utile, è secondo me indispensabile. Ad esempio, pensiamo anche a quel sistema di pagamento che vorremmo integrare. Questa slide, anche qui di transizioni, vi fa capire una cosa: in basso, le classifiche delle app scaricate oggi sono. Seconda è Mooney, la prima è un'app per divertimento, la terza è WhatsApp. Perché WhatsApp è un prodotto software che ha raggiunto sicuramente la sua maturità. Negli ultimi 7-10 giorni ha avuto un boom di ridownload e download perché WhatsApp ha annunciato, dopo il Brasile, di arrivare come test in Italia, integrando i sistemi di pagamento WhatsApp Pay, ad esempio, ai siti di e-commerce proprietario e in futuro anche di marketing. Scenario globale, molto veloce, ve lo devo dare, abbiate pazienza, ma poi arriviamo a un dato locale che ci interessa di più, è un dato, visto che immagino siate per la maggior parte voi liguri anche liguri. Scenario globale, l'e-commerce ha assunto un così importante ruolo nelle nostre vite che Amazon, che vende davvero di tutto, l'altro ieri ha deciso di comprare un pezzettino di e-commerce nel food. Notizia nuova, dal 16 probabilmente salirà al 25 nell'arco di pochi giorni. Perché? Perché Amazon, che vendeva tutto tranne il fresco, ha iniziato a capire che acquisire una parte di delivery, tutti voi lo conoscete, aumenterà e diversificherà i suoi fatturati. Questo percorso è inarrestabile, cioè l'e-commerce è un'innovazione, perdonatemi se la chiamo brutalmente così, davvero inarrestabile, cioè non possiamo fermare il vento con le mani. Entro il 2021 il valore dell'e-commerce a livello globale sarà 4,5 trilioni di dollari. Il 25% di crescita delle transazioni e-commerce è previsto da Forrester nei prossimi 5 anni, quindi questo primo dato ci dice che il mercato esiste ed è a livello globale molto solido. 7 persone su 10 compreranno e-commerce attraverso un device mobile, poi vedremo una chart molto, molto semplice e molto bella. Quindi 7 persone su 10 che voi conoscete che oggi acquistano via e-commerce lo fanno via device mobile. Il 55% delle transazioni di e-commerce entro il 2022 sarà effettuato da Voice Assistant, Alexa, per capirci, che magari voi avete nelle vostre case, ma che la tecnologia ci permette oggi di avere anche al di fuori delle case. Vi do una notizia interessante per i tecnologi, ma anche per chi ha voglia di utilizzare tecnologia per un buon uso nelle nostre macchine.
dall'anno prossimo inizierà ad essere integrato il primo prodotto di Amazon, Amazon Car, che è esattamente un prodotto di voice assist che ci permetterà, mentre guidiamo, di iniziare un percorso di esperienza attraverso ricerche di prodotti e servizi che noi desideriamo comprare. Cioè, siamo in macchina, magari siamo in coda, ci ricordiamo che dobbiamo comprare un determinato bene, raccontiamo al nostro navigatore questa necessità, il nostro navigatore ci mette ovviamente in sicurezza, in contatto video, con le offerte migliori attraverso tecnologia digitale. Il ruolo dell'e-commerce sarà naturalmente sempre più importante attraverso il link, quindi il volano, il tamponino di lancio dei social media. Sappiamo oggi che da Facebook a Instagram, da TikTok a LinkedIn sono sempre di più le persone, Instagram è l'emblema dell'acquisto per emozione per eccellenza, in grado di far acquistare al consumatore finale determinati oggetti con la massima sicurezza e veramente in un clic dovunque lui si sia in metropolitana di Milano piuttosto che si sia a casa. Abbiamo contributo video? Commentiamolo un istante, questo è una pensilina metropolitana, questo è un esempio in Brasile di nuovi modi per fare e-commerce. Noi abbiamo la possibilità di avvicinarsi all'e-commerce anche attraverso il riconoscimento facciale. A Milano è, a quanto so, in previsione un test e chi sarà davanti a questi display digitali potrà non solo acquistare, ma anche interagire con l'e-commerce che sta dietro il Digital Tower. Proseguiamo. Attenzione, se decidete di iniziare un percorso di vendita online, non sottovalutate l'impatto della green economy, cioè il 50% dei consumatori digitali oggi che sceglierà il vostro marketplace o sceglierà il vostro negozio di commercio elettronico sarà molto sensibile a quanto voi, scusate il gioco di parole, sarete sensibili all'ambiente. Cioè vorrà capire se siete in compliance con determinate regole, siete amici, tra virgolette, dei goal che l'ONU ha fissato per l'Agenda 2030. Io sono un giurato in quest'ambito e vedo che l'attenzione anche in Italia per queste tematiche è sempre maggiore. Cioè i consumatori digitali seguono e scelgono per comprare online aziende che sono rispettose di una serie di parametri. Contributo, se vuoi cliccare sopra. No, sopra. Ok.
Ok, anche questa innovazione, anche se è uno strumento che probabilmente voi come lingua conoscete molto bene, è innovazione nella tradizione di un oggetto che si vede online benissimo. Sembra un oggetto banale, soprattutto chi non è del mestiere, è uno strumento per frangere le olive nel momento in cui devono essere frante. Ma voi immaginate che l'evoluzione di questo in questo momento è mettere dei sensori sulle dittine di questo frangiolive e mentre si frangono le olive capire lo stato esausto della pianta, lo stato di umidità della pianta e una serie di parametri che poi digitalizzati danno modo attraverso la trasformazione digitale, ma anche un oggetto che si è semplicemente acquistato via e-commerce, peraltro prodotto da un'azienda italiana di Cagliari, fatto fatturato, chi l'ha venduto e ha risposto all'esigenza per chi l'ha comprato. L'ultime due charts globali, il ruolo dell'intelligenza artificiale, cioè di un qualcosa che ci aiuti a rispondere alle esigenze dei clienti nelle parti di e-commerce sarà sempre più importante. Si stima che entro il 2022 7,3 miliardi di dollari siano impiegati in quest'ambito. Cioè, non vediamo l'intelligenza artificiale come qualcosa di lontanissimo dalle nostre attività commerciali, non pensiamo che sia appannaggio solo delle grandi compagnie, delle grandi società o delle multinazionali. Il nostro strumento, una cosa che dico spesso, il nostro smartphone, strumento che tutti noi abbiamo in tasca, ha dai 7, 8 ai 12, 13 sistemi di intelligenza artificiale integrati. Ovviamente anche tecnologia aiuterà l'e-commerce a crescere, a decollare. 120.000, in realtà, secondo me, questo dato è sottostimato, negozi nel mondo entro il 2022 utilizzeranno i sistemi di realtà aumentata per vendere. Già oggi si utilizzano, ma naturalmente, causa Covid, ma anche causa cambiamento delle abitudini di acquisto, la realtà aumentata sarà una delle tecnologie, naturalmente tecnologie assolutamente finanziabili dai bandi voucher che le camere di commercio emanano per fare impresa e fare impresa in modo sempre più dinamico e digitale. Contenuto video. Questo è un esempio però di musica, ve lo commento dopo pochi secondi. I sistemi digitali aiutano le vendite, si integrano con l'e-commerce e permettono di rispondere a quelle nuove esigenze dei consumatori. Non più richiamandoli in ufficio, nell'ufficio, ad esempio, per acquistare o vedere semplicemente la planimetria di una casa, ma facendo esattamente così, aumentando da qualche parte quelli che sono i bozzetti, le piantine e gli ambienti e far innamorare la persona, far prendere una prima visione alla persona interessata di una metratura privata o a scopo commerciale, senza far code, senza perdere tempo e senza creare un disagio, magari in termini di un'ora di andata, un'ora di ritorno, liberando il tempo. Questo è un esempio di come la tecnologia può essere integrata. La personalizzazione sarà sempre più importante. Il 50% di chi già oggi acquista via e-commerce vi chiederà una personalizzazione del prodotto sempre più spiccata. Vorrà per quanto possibile un abito cucito addosso. Scenario nazionale. Vi sottopongo tre slide molto velocemente che sono il risultato di un'analisi dell'Osservatorio Digitale, Digital Innovation del Politecnico che ho seguito da vicino. Un scenario, box giallo, il valore del mercato in Italia. 300 miliardi di euro ogni anno, questo è riferito ovviamente all'ultimo anno. Tenete conto, per darvi un dato, che 300 miliardi è il valore del mercato oggi in Italia si scambiano circa 2 mila miliardi di transazioni in carta moneta. Quindi capite bene quant'è importante. Naturalmente a livello globale i dati probabilmente li conoscete meglio di me, ma guardiamo a livello europeo. Non male, l'Italia è ben posizionata dietro UK, Germania e Francia, dove il mercato ha grandissima appetibilità, soprattutto per chi vuole iniziare oggi, ma soprattutto per chi dall'estero vuole pensare all'Italia come un nuovo mercato. Domanda e offerta. Contraccoliamole velocemente. Questa slide ci racconta gli acquisti online
degli italiani sui siti nazionali e sui siti internazionali. Perché noi dobbiamo pensare che se ovviamente dobbiamo iniziare, ed è meglio iniziare, un percorso di vendita online sul mercato domestico, quindi sull'Italia, piano piano, anche dopo poco tempo, noi potremo pensare che i nostri prodotti, i nostri servizi vengano acquistati nei 5 continenti, perché pensare al confine col digitale è assolutamente un obbligo. Pongo la vostra attenzione solo sul valore, miliardi di euro, dei prodotti e dei servizi e sulle due categorie che dominano prodotti e servizi. Turismo e trasporti, Liguria Terra di Turismo, Liguria Terra Magnifica, fateci un pensiero. Perché oggi il consumatore finale arriva in spiaggia, scusate la brutalità, ma dobbiamo correre se prima lo fate emozionare attraverso il percorso digitale che vi porta a scegliere. Abbigliamento, arredamento, bling sono, per la parte di prodotti, due aree che crescono incredibilmente. Vedremo alla fine, non posso darvi i nomi perché naturalmente sono riservati, ma un paio di esempi pratici di colleghi vostri che hanno iniziato ad andare a vendere prodotti, vabbè, veramente di uso comune che hanno avuto un grandissimo successo. Se questa è la domanda, questa è l'offerta. Più 16% l'anno scorso, i valori in rosso sono molto interessanti. Vediamo che la crescita anche dell'export di prodotti e servizi italiani cresce più di quanto cresce in realtà il mercato. È un mercato in Italia da 4 miliardi e mezzo di euro. E siccome un collega Prete nella terza parte della giornata ci parla anche di export e di e-commerce per l'export, questo secondo me è un dato da vedere. Frequenze di acquisto, velocissimo, poi naturalmente oltre ad essere disponibili noi per raccontare più in dettaglio anche offline, se c'è, ma anche per rispondere alle domande, vi lasceremo naturalmente questo materiale successivamente. Slide sintetizzabile in un secondo in quello che vedete in basso. L'80% delle persone che acquista da voi lo fa almeno una volta al mese. Ovviamente l'altro 20% lo fa molto più di una volta al mese, soprattutto i più giovani o soprattutto gli over 55. Abbiamo una diapositiva e abbiamo, secondo me, tra poco una sorpresa. Vediamo che il ritratto del consumatore in Italia è ancora sbilanciato verso un uomo, un maschio che compra di più di una donna. La tendenza negli ultimi 12 mesi, piano piano si sta invertendo. È molto interessante guardare la Francia dove sistema economico in cui la donna riveste un ruolo maggiore sia in termini di attività lavorativa, sia in termini di gestione delle decisioni della famiglia, ma anche dell'impresa. Vediamo che il 55% di donne rappresentano il ritratto del consumatore tipo di e-commerce. Interessante capire che comunque l'Italia si posiziona più o meno in linea con le altre realtà europee. Customer satisfaction, perché io dovrei scegliere per iniziare a comprare prodotti e servizi? Certamente le recensioni e i test che voi potete fornire ai vostri potenziali clienti e clienti consolidati sono importantissime. Di questi dati l'attenzione la pongo solo su due cose. Le recensioni sono molto importanti, il 69% però di chi è propenso a acquistare un prodotto sul vostro e-commerce è propenso anche a venire a ritirare nel vostro negozio fisico. Quindi se il dubbio è apro un e-commerce oppure mi inserisco in un marketplace esistente, chiudo la mia vetrina oppure devo chiudere, tenete conto che le vetrine ridisegnate, riposizionate, ripensate, non sentiranno da questo punto di vista la crisi che in realtà noi ci pensiamo, possono avere. Il 63%, secondo dato interessante, è disponibile ad acquistare online in un negozio meno noto rispetto a un grande marchio, se c'è qualità, cortesia, personalizzazione e un prezzo non indifferente, ma non è un fattore chiave di scelta anche minore. Qui il primo dato del mercato italiano che magari non ci aspettiamo. Due dati molto secchi, molto veloci, over 55. Ci abbiamo mai pensato essere un'interessante fascia di mercato? Innanzitutto, nell'anno passato hanno effettuato più ricerche di e-commerce e più acquisti. E poi hanno sorpassato i giovani, vediamo i tablet, nell'utilizzo delle tecnologie mobile device. Incredibile? No, no. Noi sappiamo che il 74% degli over settantenni
hanno effettuato nell'ultimo anno almeno una transizione digitale. Vediamo che 7 consumatori su 10 in Italia, guardiamo la prima colonna a sinistra, acquista, questo ce lo siamo già detti prima, quindi andiamo molto velocemente, attraverso il device mobile. Tendenzialmente lo smartphone, tendenzialmente un qualcosa che assomiglia ad un iPad. La situazione è molto simile in Europa, con una Spagna che in realtà è ancora molto affezionata al palmare lo smartphone come mezzo attraverso cui fare e-commerce, sia gestire e-commerce, ma sia anche acquistare. Cosa funziona online? Bisognerebbe fare un webinar dedicato, chissà che un giorno noi potremo farlo. Funziona praticamente tutto. Vediamo che nell'ultimo periodo ci sono prodotti che hanno avuto un boom incredibile, essendo bloccati a casa. Li vedete tranquillamente le autonomie, i prodotti per animali, ma anche moda, accessori, auto e moto. Si è riscoperta l'arte dei fai da te, si è riscoperta la volontà magari di cromare le pinze dei freni, fare cose hobbistiche che erano già negli ultimi anni in crescita, ma che sono veramente, veramente esplose. E in Corea? Allora, dati sono interessanti, li vediamo con voi, ci accingiamo alla conclusione per poi appunto lasciare tutte le domande che mi auguro nascano. Spero di avervi ingenerato un po' di dubbi, così come mi auguro che lo faranno i colleghi a seguire. In Liguria, donne più interessate a comprare prezzi online. La valutazione della stima è fatta su una ponderazione di 100.000 abitanti. Questo è l'indice, e l'indice posiziona Liguria nei top 10 con 54 punti di indice di femminilità al potere in termini di comparazione dei prezzi. Cioè, noi sappiamo che, facciamola semplice, 54 donne su 100 utenti vanno online e comprano i prezzi di prodotti o servizi che poi compreranno in e-commerce se ci sono le condizioni per. Ne abbiamo viste alcune, vedremo nel corso della giornata altre, molto tecniche e molto operative, oppure si recherà in un punto vendita fisico per poter ritirare il bene o per poter comprare il bene. Crescita ricerca online femminile. Liguria top 10, bravi, l'11%, l'11,5% esattamente per cento di crescita l'anno scorso. Cioè, le donne stanno iniziando ad appassionarsi probabilmente all'e-commerce e stanno anche diventando imprenditrici di e-commerce in modo continuativo, in modo solido, in modo strutturato, in modo anche tangibile. L'11% è un dato molto interessante. Propensione sempre maggiore mobile, quindi anche in Liguria, questo è un dato molto molto alto, su quella media ponderata che vi dicevo. L'indice di 42,2 delle Google è un indice incredibile, quindi il mobile è una delle piattaforme a cui dovete necessariamente pensare se volete migliorare il vostro sistema di e-commerce proprietario, iniziare l'e-commerce sul marketplace o proprietario, oppure sviluppare nuovi metodi di vendita oltre alla vetrina fisica. Maggiore crescita mobile per comparare prezzi. Anche qui il boom è incredibile. Complimenti alla regione che ha iniziato un percorso di digitalizzazione di accesso alle nuove tecnologie per acquistare, incredibile, davvero alto. Vediamo che il 77, quasi il 78% dei Ligue in più l'anno scorso hanno utilizzato per comparare prezzi di beni e servizi internet, l'e-commerce attraverso il proprio mobile. Quindi, ovviamente, il mobile è uno dei driver strategici a cui voi dovete pensare per poter costruire o sviluppare un sistema di e-commerce. Consumatori digitali più giovani, ahimè, questa è una nota non molto positiva. 49 è l'indice, non siamo nella top 10, non siete nella top 10 come Liguria, ma attenzione, se questo sembra un dato negativo, vi tolgo il mugugno subito perché la slide successiva è. In realtà l'anno scorso ci si posizionava al 12° posto, ma allo stesso tempo, sempre l'anno scorso, la Liguria sta al quarto posto della top 10 per quota di più giovani cresciuti di più a colmare il gap che abbiamo visto prima. Quindi la Liguria è un posto dove i giovani residenti utilizzano di più 20%. Vuol dire che un giovane su 5 l'anno scorso ha iniziato a fare questa attività. Facendo questa attività potrebbe visitare il vostro marketplace, potrebbe visitare il vostro sito e-commerce e
potrà brevemente comprare. Cosa? Quello che la vostra capacità imprenditoriale potrà definire anche parallelamente al vostro business primario di inserire in un marketplace o in un sito di e-commerce proprietario. Tre slide di conclusione in cui si sintetizzano tutti i concetti e passo la parola ai colleghi. Sono la prima, sono due, ma in realtà sono la stessa faccia, la faccia di una medaglia, due facce diverse della stessa medaglia. La prima è online o offline, store o e-commerce, dubbio magnetico, perché devo scegliere di comprare online? Sì, probabilmente perché trovo prezzi più convenienti, sì, perché posso serenamente comprare a qualsiasi ora del giorno e della notte, perché in questo momento e in futuro sempre più importante, potrò non più recarmi fisicamente al punto vendita. Poi un'ulteriore spinta è un modo di comparare prodotti in termini non solo quantitativi, ma qualitativi di prezzo veramente in un istante, e ho una varietà di prodotti molto, molto più profonda di quella che è un punto vendita. Tutto sta nel capire come gestire il proprio marketplace. In fondo è tutto un gioco di addomesticare l'algoritmo. Quando noi abbiamo capito quello, l'e-commerce poi diventa una cosa quotidiana e non facile, ma molto, molto più semplice di quanto pensiamo. Seconda slide, invece, perché io dovrei scegliere di continuare un'attività di store, quindi una vetrina fisica. Perché il consumatore finale ama sempre comprare, toccare le cose, comprandole per comprarle, perché potrebbe il consumatore finale pensare di averle immediatamente, di portarle a casa. Sappiamo perfettamente che degli accordi con delle primarie aziende di spedizione ci portano il prodotto se siamo in grandi città nell'arco della stessa giornata, dal mattino al pomeriggio, o al massimo nelle 18-24 ore successive. Perché dovrei comprare in un store se fossi un consumatore finale? Perché ovviamente potrei provare, tra virgolette, l'oggetto che compro, non parliamo solo di abbigliamento, ma potrei testarlo materialmente. Sarei anche probabilmente spinto ad un acquisto che mi mettesse nelle condizioni di avere un one-to-one, un rapporto one-to-one con il negoziante, vedendolo proprio in viso, e perché se la personalizzazione e la cura del cliente nel punto vendita è continuativa ed è importante, si percepisce, io sarei portato a ritornare in quel negozio diventando un cliente finale. Le due strategie, secondo i dati, vanno assolutamente affiancate. Da un punto di vista invece di chi decide di fare questo passo imprenditoriale, sono due dati importanti. Innanzitutto, affiancare un e-commerce, un negozio fisico, permette di sincronizzare praticamente il consumatore su due canali, permette di incrementare, con i dati che vedete, la frequenza dello shopping, sia online e sia offline, e dall'altra parte di dare al cliente finale un prodotto, un servizio molto più completo che in realtà è fruibile nell'arco delle 24 ore. Questa la lascio, non la vediamo in dettaglio perché penso che voi la vediate piccola, e un po' fatemi come la checklist di quello che voi dovreste iniziare a pensare nel momento in cui decidete di far crescere, creare, implementare o diversificare il vostro modo di vendere tradizionale. Storia di successo, e chiudo passando la parola ai clienti. Storia di successo e lockdown, ne dico un paio. Davvero incredibili, che però sono assolutamente cucite addosso al territorio di riferimento. Questa mi piace in modo incredibile ed è focaccia genovese. Allora, una bella storia di successo che vi porto è un ragazzo che si occupa di panificazione e di altre attività correlate, che con il lockdown ha visto chiudere tutte le attività commerciali fisiche che utilizzavano lui come fornitore di focaccia genovese. Cosa ha fatto? Si è inventato su eBay un bundle, quindi un prodotto da vendere attraverso e-commerce fatto di farina, lievito e ricetta, in modo tale da mandare a casa delle persone, dei milanesi di turno che amano la focaccia genovese, ma non sanno esattamente come farla al meglio, piuttosto che di mercati esteri, UK, Spagna, in primis. Il pacchettino con gli ingredienti dosati e il suggerimento alla ricetta, in modo tale che in casa, in forno, nella macchia del pane che ha avuto un boom ovviamente in questo periodo in termini di acquisti e vendite di e-commerce,
Focaccia milanese che con il rispetto della tradizione poteva essere fatta a casa e messa in tavola a pranzo e a cena per la gioia di figli, mariti, suocere, generi e così via. Incredibile, 45 giorni di lockdown, un incremento di fatturato pari a circa 30-35 mila euro. Questa è una storia di successo, che è un prodotto fresco. Noi pensiamo sempre che non sia possibile creare un e-commerce per spedizione di prodotti freschi o di ingredienti per prodotti freschi. Lo si fa col parmigiano da tantissimo tempo, sono molto contento che questo imprenditore genovese l'abbia potuto fare in periodo di lockdown, incrementando i fatturati in modo incredibile, ma soprattutto sostituendoli a quelli della vetrina fisica chiusa per esigenze sanitarie. La seconda storia di successo è, l'ho letta giusto pochi giorni fa, una piccola rivendita di occhialeria, quindi non una grande catena, occhialeria da visto, occhialeria da sole e prodotti correlati, naturalmente anche ottiche per fotografia, ha deciso di, nel periodo di lockdown, andare su eBay e su Amazon e vendere quello che aveva in negozio, tendenzialmente occhiali sì, ma anche ottiche per macchine fotografiche. Perché chi ha la possibilità di abitare in un posto di campagna e anche in lockdown poter uscire nei limiti delle condizioni di decreto, la fotografia come passione si è trasformata anche in un momento di ludico, di svago, contemplativo, ma anche di business. Io ho un amico che è diventato, tra virgolette, un fotografo professionista, più professionista, in un momento in cui in 90 giorni ha dovuto trovare un hobby alternativo per, come dire, da sostituire a quello che era la classica attività fisica in palestra. Bene. Quest'ottico ha iniziato a vendere dei prodotti per lenti a contatto, quindi le acque saline, che semplicemente servivano ai clienti finali per fare manutenzione ai propri dispositivi di visione oculare. Ma soprattutto perché l'acqua salina è uno degli ingredienti fondamentali per fare lo slime. E quindi i bambini a casa, complici anche un sacco di tutorial passati sulle reti nazionali per tenere, come dire, i più piccoli un pochino più buoni in casa, la passerina è un ingrediente fondamentale e devo dirvi, non solo lui, hanno fatto molti ottici in realtà, vendendo la passerina online, spedendola a casa, si otteneva da un lato un aumento dei fatturati in modo esponenziale, dall'altro un mantenimento dei bambini all'interno di un perimetro di sicurezza e anche, devo dire, un sospiro di sollievo ai genitori che con veramente qualche euro hanno impegnato bambini giornate e giornate e giornate, al di là poi di dover ripulire ovviamente tutto. Due storie di successo incredibili, fatturati solidi, reali, concreti. Ne cito ancora uno e saluto, vi passo ai colleghi. Attenzione, e-commerce su piattaforma marketplace per iniziare con qualsiasi prodotto. Se avete una ferramenta è possibile fare volumi con oggetti da 1,50 euro. Semplicemente ci sono ferramente che lo fanno e che spediscono 1.800-2.000 pacchi al mese. Queste ferramente presenti su principali marketplace hanno dovuto necessariamente assumere una persona che gestisce solo la piattaforma. Prodotti di automotive, prodotti di accessori per uomo, tutti i prodotti che sia non da ovviamente, ma ne abbiamo parlato poco, sia in futuro avranno certamente un mercato sempre crescente. Perché l'hobbistica è un settore in crescita e oggi siamo più propensi a farlo in casa attraverso un sistema di delivery sempre più semplice e sempre più immediata che è l'e-commerce. L'ultimo video con cui vi saluto è questo, lo mettiamo alla fine per far vedere la mano. Allora, questo è un video che mi è stato mandato da una collega, un'azienda di moda che ha fatto della mascherina, oltre ad un presidio naturalmente
chirurgico, un elemento, tra virgolette, di moda per strappare un sorriso. È una mascherina digitale, una mascherina che nell'intenzione del produttore vuole comunicare semplicemente e ricordare la distanza sociale per non contrarre il Covid. Vi ricorda tutte le azioni che avete in campo per restare immuni al Covid-19, ma piano piano in queste ore, in questi giorni, sta diventando, scusate, uno strumento per fare marketing e marketing di vendite interessante, anche perché attraverso questa mascherina digitale è possibile lanciare messaggi pubblicitari per i più alti, per i più, come dire, coraggiosi, ma anche gestire una serie di comunicazioni che non si potrebbero gestire, ad esempio all'interno dei magazzini, per abbassare ancora di più le interazioni tra le persone. Notizia proprio di qualche ora fa, di qualche giorno fa, il focolare epidemico in una nota azienda di delivery, forse se avesse avuto delle mascherine digitali con cui i dipendenti si fossero scambiati informazioni, ad esempio sull'attività, naturalmente con acronimi prestabiliti, questa pandemia, questo focolaio si sarebbe verificato, ma in maniera minore. Non lo possiamo sapere, ma l'utilizzo della tecnologia del digitale oggi ci dà un sacco di strumenti. Io vi ringrazio, passo la linea al collega che vi racconterà quali strumenti utilizzare per aprire un negozio online, Simone Internite, che vi dà degli strumenti molto 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 concreti, quali piattaforme scegliere in base al budget che avete, gli obiettivi di business che voi avete interfacciati, interrelati a quanto ci stiamo dicendo, ad esempio quali sistemi di pagamento integrare, questa è una cosa su cui magari concentriamo le domande alla fine. Io profilo bancario finanziario, vi do anche magari qualche indicazione tecnica molto molto volentieri sulla base del lavoro che sto seguendo anche in altri ambiti, come misurare i risultati raggiunti. Per poi chiudere il cerchio con il collega Loris Pette, che vi racconta come costruire una vetrina digitale in modo fisico con un approccio, l'abbiamo chiamato dei golfi, essendo voi in Liguria vi piacerà, e con qualche dritta che secondo me trasformerà un'idea ancora più di valore e vi farà fare un buon e-commerce, e mi auguro vi faccia aumentare non solo la numerosità dei prodotti che voi avete in vendita oggi, dei servizi che avete in vendita, ma naturalmente anche l'obiettivo è quello di aumentare il fatturato. Sappiamo, ma non precediamo i temi, che l'e-commerce, per questo oggi siamo qui, sarà uno dei temi che il nuovo bando voucher 2020 le Camere di Commercio hanno emesso, che anche le Camere di Commercio mi vede voi e sta per lanciare sul mercato, sarà una delle aree assolutamente in cui si potrà scrivere un progetto, un bel progetto per iniziare a fare questo tipo di nuova attività digitale di vendita online, oppure anche un'implementazione, una cresta in questo senso. Grazie, ci sentiamo alla fine del webinar. La parola adesso a Simone Internite. Buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie, grazie Enrico Molinari per questa sua prima parte davvero molto, molto interessante. Sentite tutti? Datemi un feedback in chat o Sì. vediamo un attimo, o anche dal lato tecnico, va bene? Si sentite? Ho sentito un sì. Sì. Un timido sì? Ok, perfetto, d'accordo. Allora possiamo iniziare. Iniziamo questa parte relativa a l'e-commerce e a come effettivamente sviluppare l'e-commerce stesso, cioè la piattaforma online. Vi condivido un attimo le slide. Le slide sono visibili a tutti? Te lo chiedo sempre a livello sonoro. Sì? Vediamo un attimo in chat. Sì. Ok, perfetto. Allora, perfetto. Abbiamo strutturato questo evento dividendolo in tre parti. In questa seconda parte andremo ad esaminare le motivazioni per cui effettivamente aprire un e-commerce, come diciamo, nella seconda parte
parte come questo e-commerce deve essere sviluppato, quindi quali possono essere le piattaforme che noi possiamo utilizzare per sviluppare l'e-commerce stesso, e poi in ultimo vedremo anche come misurare i nostri obiettivi di business, cioè una volta che abbiamo strutturato l'e-commerce, come facciamo effettivamente a valutare se questo e-commerce ci sta portando dei risultati concreti o viceversa come possiamo in qualche modo gestiti. Gli obiettivi, diciamo, le motivazioni per cui aprire un e-commerce, ovviamente le ho elencate qui, c'è cioè la possibilità di acquistare prodotti difficilmente reperibili. Questa è una motivazione che ho posto per prima perché specialmente in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, quindi quello relativo al coronavirus, è possibile che determinati blocchi temporanei, quindi periodi di lockdown o meno, possano farci incorrere in problematiche come quelle che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. No? Sulla possibilità di non poter comprare determinati prodotti perché appunto non presenti nella nostra linea d'area di territorio. Quindi l'e-commerce risponde ovviamente a questo primo quesito, cioè al fatto che noi possiamo vendere un bene o un servizio ovviamente in tutte quante le parti del mondo. Poi la comodità ovviamente nell'acquisizione dell'informazione sul prodotto. Spesso quando ci rechiamo in un punto vendita, e nel punto vendita essendoci appunto tanti prodotti, spesso non abbiamo la possibilità di conoscere determinate funzioni, determinati anche elementi di prodotti che invece sull'e-commerce sono resi al denaro speso. Quindi perché dobbiamo vendere online? Beh, innanzitutto perché abbiamo la possibilità di raggiungere i mercati esteri senza creare una rete di vendita locale. Questo è molto importante. Spesso quando si parla di e-commerce si parla di negozio globale, no? Negozio che è possibile andare a raggiungere in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi orario, senza alcun tipo di limite. Poi c'è la necessità anche di trovare nuovi mercati. Ovviamente il negozietto che si trova alla Spezia, per esempio, ha un bacino d'utenza che si rivolge a una clientela che gira nel raggio di 100-150 km. Differentemente, invece, con un e-commerce noi veramente possiamo affacciarsi in un mercato che è un mercato assolutamente globale. A proposito di questo, vi lascio anche il link in slide di un tool molto utile di Google, che è chiamato Google Market Finder, che vi dà la possibilità, secondo il vostro bene e servizio, attraverso la ricerca della parola chiave, di capire, ad esempio, prendiamo l'esempio olio, no? Di capire, a seconda quella che è la parola chiave del proprio bene o servizio che vogliamo vendere, dove effettivamente, qual è la regione dove questo bene o servizio è richiesto maggiormente. Poi ovviamente abbiamo la possibilità anche di accedere a mercati di nicchia. Mi è capitato spesso di seguire imprese tramite ovviamente i progetti PID e altri progetti digitali della Camera di Commercio, imprese che avevano dei fondi proprio di prodotti che appartenevano a determinate nicchie. Ho seguito con grande piacere, ad esempio, una libreria che vendeva libri classici antichi. Bene, queste nicchie di mercato in un mercato locale sicuramente non possono trovare assolutamente riscontro. Diversamente, invece, in un mercato online, un mercato molto più vasto, trovare una determinata nicchia non solo può essere utile, ma diventa proprio anche un punto di forza, un po' sottovalutata ultimamente. L'e-commerce può anche essere utilizzato per testare un nuovo prodotto o servizio. E questa, diciamo, è una possibilità che spesso le imprese tendono a non valutare. Se abbiamo un determinato prodotto che deve essere testato prima ancora di andarlo a commercializzare a larga scala, l'e-commerce ci può restituire un risultato in termini proprio di ricerca molto molto più accurato rispettivamente a una vendita offline. Questo perché? Perché ovviamente con la vendita online noi possiamo sapere chi ha acquistato il nostro prodotto, possiamo richiedere attraverso poi una serie di forme, una serie ad esempio di mail anche inviate o anche tramite contatti, come questo prodotto effettivamente ha impattato sul consumatore. Quindi questa sicuramente è una delle possibilità che possiamo assolutamente andare ad implementare all'interno dell'e-commerce. E poi ovviamente in ultimo quello di generare e rafforzare la propria identità aziendale. Questo ovviamente va da sé nel momento in cui noi abbiamo un brand, un marchio, un e-commerce che all'interno di una vetrina di prodotti ci dà la possibilità di avere una visibilità ovviamente globale.
Questa è un'azione che mi sta molto a cuore perché spesso ci sono tante imprese che generano dell'e-commerce e poi, diciamo, spesso si rivolgono ai nostri sportelli e ci dicono: oh, abbiamo azionato effettivamente, abbiamo attivato effettivamente l'e-commerce, ma poi spesso queste pagine magari non danno subito i risultati sperati, non convertono in termini, ve lo dico in termini un pochino più tecnici, cioè non producono effettivamente utile, non vendono per intenderci. E quindi spesso, diciamo, l'imprenditore tende a vedere questo e-commerce quindi come un'ancella minore rispettivamente a tutte quante le altre attività. In realtà però non è così, perché spesso che cosa facciamo? Spesso avviene la cosiddetta ricerca online, il ROPO, cioè come lo si intende, no? La ricerca online e poi l'acquisto che avviene offline. Quindi avere un e-commerce dei propri beni e servizi sicuramente è utile anche solo per generare identità aziendale. Inoltre l'e-commerce ci fa imporre sul mercato un determinato prezzo. Se allora io vi faccio spesso faccio l'esempio della Samsung, che diciamo prendo un player mondiale per fare ovviamente un esempio che però può essere scalato assolutamente anche rispettivamente a quelle che sono le piccole e medie imprese locali. Ecco, la Samsung ha un e-commerce dove all'interno dell'e-commerce ovviamente vende tutti quanti i suoi dispositivi mobili, tutti quanti i suoi smartphone. Su questo e-commerce di smartphone vengono venduti ad un prezzo base che rimane tale fino alla fine della commercializzazione dello stesso smartphone. Diversamente invece sul mercato questo prezzo tende ovviamente a diminuire. Quindi l'e-commerce che cosa sta generando in questo momento? Un e-commerce è il momento in cui noi indichiamo un prezzo, non solo ci indica che quel bene e servizio può essere acquistato, ma ci indica anche il valore del bene e servizio. Attenzione, valore che poi è diverso, può essere diverso dal prezzo finale che noi possiamo trovare offline. Quindi che cosa significa? Che se io ho un'impresa olearia, posso inserire la mia bottiglia di olio d'oliva e inserirla a 12 euro, quindi quale è il suo costo sul mercato, e poi diversamente posso dare la distribuzione al costo di 6 euro. Ecco, in questo passaggio, in questo piccolo gioco di marketing, che cosa succede? Succede che il consumatore che si va a informare, ovviamente, il consumatore più attento, indica in quella bottiglia d'olio non il prezzo che ha pagato, ma il valore commerciale, non il valore commerciale appunto che ha pagato, che è quello di 6 euro al supermercato, ma il valore invece reale che vede sullo stesso e-commerce, quindi quello di 12 euro. Quindi vedete come già è uno strumento utile per generare identità aziendale. Ovviamente è anche utile per creare un clamore intorno al prodotto, perché noi attraverso l'e-commerce possiamo ad esempio organizzare delle offerte limitate, avere degli acquisti anche in impulso. Quindi queste sono tutte diciamo, dei vantaggi che l'e-commerce ci può offrire, ma anche mantenere il controllo diretto degli investimenti pubblicitari, perché se noi abbiamo un e-commerce e ci facciamo pubblicità, adesso vediamo anche come, ovviamente lo vedremo nella forma ristretta del webinar, poi magari se voi avete possibilità o necessità di andare a sviluppare questi temi, fatecelo assolutamente presente, mandateci l'email, noi siamo assolutamente sempre in ascolto rispettivamente ai vostri feedback e fatecelo presente perché così possiamo magari proporvi qualcosa rispettivamente a determinati aspetti e temi ovviamente dell'e-commerce e non solo. Però ecco, quando noi abbiamo un e-commerce e facciamo pubblicità, possiamo mantenere un controllo diretto degli investimenti perché effettivamente sappiamo, dato una parola chiave, quanto investimento abbiamo potuto andare a effettivamente versare e quanto effettivamente poi ci ritorna indietro. Quindi qual è il nostro ritorno di investimento. Ci sono tanti tipi di e-commerce diversi, ogni e-commerce ovviamente ha delle peculiarità e delle strutture particolari e diverse. Abbiamo il B2B, cioè il business to business, il commercio elettronico che si verifica con transazioni effettuate da due aziende. Abbiamo il B2C, che invece è il negozio che vende ai clienti finali, cioè alle persone. O ovviamente agli utenti che si agli internauti che si affacciano al nostro negozio online. E poi abbiamo anche il C2C, cioè il commercio elettronico che si verifica quando un consumatore vende ad altri consumatori. Questo è il caso della piattaforma Etsy, per esempio, ma anche la piattaforma eBay, cioè ci sono dei consumatori che possono vendere dei propri prodotti o anche per quanto riguarda oggettistica di seconda mano, comunque utilizzata, ovviamente sui canali di C2C. Poi c'è anche il C2B,
Cioè, sono quei modelli del consumatore al business che sono leggermente meno comuni nel commercio elettronico e si materializzano in beni e servizi Kickstarter, cioè sono ovviamente quei business che attraverso una sorta di raccolta fondi vanno a intervenire su determinati beni e servizi che possono essere venduti. Abbiamo poi due aspetti, come il signor Rosso, legati invece alla pubblica amministrazione. Questi magari interessano un pochino meno, però ve li ho messi in slide, cioè sono il B2 Administration, cioè e-commerce, viste ovviamente rispettivamente a quelle che sono i documenti, e poi ancora il C2A, cioè il tipo di e-commerce che si riferisce alle transazioni del singolo con la pubblica amministrazione. In questo caso mi viene anche un esempio molto pertinente, che è quello di Pago PA, che dà per esempio la possibilità di pagare determinati bolli, ad esempio per la partecipazione a concorsi pubblici, che avviene direttamente online. Quindi vedete come l'e-commerce è assolutamente un campo assolutamente molto vasto, così come sono vaste in realtà anche le sue componentistiche. Non deve trarre in inganno il fatto che basta creare un sito web con qualche prodotto per definirsi un'azienda che produce un e-commerce. Per questo, diciamo, è importante partire da una strategia. Il mio consiglio è quello ovviamente di farsi seguire sempre da esperti del settore, perché come vedrete è un mare magnum dove veramente è molto facile perdersi. Però ecco, vi do queste tre skills. È importante andare a stabilire prima di tutto una strategia, cioè capire qual è il nostro brand, il nostro scenario di mercato. È importante poi curare il web design, e in questo intervento che verrà dopo del mio collega Lorenzo Risprette sicuramente sarà molto centrato, cioè vedremo come effettivamente, diciamo, gli aspetti fondamentali per creare un e-commerce che a livello proprio di design, di usabilità, sia assolutamente utile, e poi ovviamente i contenuti, cioè i testi. Questi sono molto importanti. Ovviamente, avendo avuto anche esperienza in questo senso, sono molto legato a questo tipo di tema. Il testo che si scrive online è un testo che deve contenere ovviamente determinate parole chiave, deve avere determinate caratteristiche, e ovviamente anche qui è importante farsi seguire da un esperto che riesca a fornirci delle schede prodotto che siano non solo pertinenti rispettivamente al prodotto stesso, ma siano appetibili per il web. Per questo, diciamo, è importante cercare anche di fare una sorta di ricerca di mercato. Qui vi ho messo memore, diciamo, di quelle che sono anche i nostri incontri che facciamo con gli Zoom e con i 4 Pro, una sorta di effettivamente quelli che sono i vantaggi, i valori e tutto ciò che potete ovviamente cogliere rispettivamente a e-commerce. È importante, come vi dicevo prima, soprattutto il contenuto. Il contenuto, in questo caso, quando si parla di contenuto, non si va solamente a specificare il contenuto testuale, attenzione, e quando si parla di contenuto diciamo, si parla anche di descrizione fotografica, di descrizione ovviamente anche video. Quindi, nel momento in cui decidiamo di fare un e-commerce, poniamo il caso che vi abbiamo convinto stamattina, cioè che l'azienda X volesse aprire un e-commerce, quali possono essere, diciamo, i problemi e gli aspetti che devono essere curati oltre la piattaforma online? Sono la gestione, ovviamente, perché c'è bisogno sempre di associare all'e-commerce un customer care che in qualche modo curi l'e-commerce stesso, che si occupi di fatturazione, che si occupi di merchandising. Poi ancora la logistica, perché ovviamente è importante avere un magazzino che vada a verificare spedizioni e resi, e poi ovviamente anche una figura legale sarebbe ottima inserirla in azienda, perché è importante stabilire le condizioni di vendita, la fatturazione, e sempre per quanto riguarda, diciamo, questo aspetto, è un aspetto che può anche essere preso in esame in una prima istanza per la creazione della cosiddetta cookie privacy o la creazione di pagine legate a questo aspetto, e poi magari la si può mettere anche un pochino da parte. Questo sicuramente è ovvio, però ecco, anche qui è una figura legale, sicuramente può essere sicuramente utile. Quindi, come vedete, la gestione di Unishop è fatta di tante attività, cioè abbiamo il negozio vero e proprio, abbiamo l'assistenza clienti, l'analisi dei dati, che è vista anche dalle statistiche di traffico, cioè c'è bisogno effettivamente di una figura in azienda che analizzi i dati e capisca se questo e-commerce converte oppure no.
Ancora la modifica e miglioramento ovviamente delle funzionalità del sito, cioè chi si occupa ovviamente del sito stesso. A questo dobbiamo poi associarci ovviamente anche la logistica. Attenzione, per quanto riguarda legale e contabilità, tengo a precisare che la vendita online dei consumatori finali è regolata, così come la vendita offline, da normative europee e quindi regolata anche dal cosiddetto diritto di recesso, in cui il bene e servizio deve essere comprato, può essere comprato e può essere restituito entro 14 giorni. Questo è molto importante. Allora, diciamo, archiviato questo aspetto, è anche molto importante capire quali sono i tipi di pagamento con cui si paga in Italia. L'abbiamo già visto un pochino anche prima con l'intervento del professor Molinari e diciamo, le piattaforme. Principi, ovviamente, sono per il periodo di qualche anno, tutti quanti noi abbiamo imparato ad utilizzare. Poi voglio anche un pochino sentire il vostro parere rispettivamente a questo. Arriverà anche in futuro, arriveranno anche in futuro altri tipi di pagamenti, come ad esempio quello di WhatsApp Play, che funzionerà come un metodo di pagamento fra aziende ed utenti attraverso ovviamente l'applicazione di WhatsApp, e in questo caso, diciamo, saranno resi semplici pagamenti attraverso un'applicazione veramente molto semplice, addirittura che potrà funzionare con tutta quanta la suite di Facebook. Quindi questo è molto importante. Quindi dobbiamo anche stare un pochino attenti nel momento in cui strutturiamo un e-commerce, di innanzitutto ovviamente avere i pagamenti quelli classici, ma poi anche di andare a scalare un po', di andare un pochino già a pensare a quelli che possono essere i risvolti futuri. Voi avete la fortuna di seguire diciamo, corsi di questo tipo, quindi siete già un passo avanti rispettivamente a chi magari si ritrova, no, nella condizione di non essere pronto rispettivamente a questi temi. Quindi il consiglio che vi do sicuramente è quello di andare a studiare e sviluppare anche questo tipo di aspetto. Nel momento in cui noi decidiamo di aprire un e-commerce, però, lo possiamo fare secondo due modalità. Cioè, possiamo decidere di appoggiarci a un marketplace, a un negozio online, chiamiamolo così, una grande vetrina iperglobale esterna, e quindi in questo caso ci possiamo affacciare su Amazon, su eBay, su Airbnb, ve l'ho messo perché ci sono tanti che ci seguono dalla Liguria che appartengono ovviamente al settore turistico. Poi abbiamo anche Etsy invece per quelli che per gli imprenditori che invece sono più orientati sul lato artistico, e ovviamente anche Booking.com. Quindi questo è detto e-commerce marketplace. E-commerce che viene creato dalla serie a gestito a 360 gradi. Vediamo un pochino quali sono i pro e i contro del marketplace. Il pro, ovviamente, è il costo accessibile, cioè la possibilità di avere tutta una piattaforma già pronta che ci dà la possibilità, ovviamente, di avere una grande facilità di utilizzo, una buona indicizzazione sul motore di ricerca. Perché ovviamente la piattaforma, penso soprattutto Amazon, in maniera completamente automatica fa da sé. Avere una grande fiducia del cliente, perché anche voi stessi come consumatori, se ci pensate, avete molta più fiducia nel momento in cui comprate su un e-commerce Amazon o su un marketplace, piuttosto che su un e-commerce di cui non conoscete effettivamente il nome o la provenienza. La gestione ovviamente della vendita è molto facilitata, però come contro cosa abbiamo? Che abbiamo una personalizzazione limitata. E questo, diciamo, può essere anche un contro che possiamo andare diciamo, a scavalcare, ma il contro fondamentale che ho riscontrato in questi anni, diciamo, di consulenze presso le aziende è sicuramente la forte competizione. Cioè, spesso le aziende ci vanno ad indicare il fatto che su piattaforme come ad esempio Amazon e eBay, sicuramente la competizione per un determinato bene e servizio è molto alta. Quindi se noi abbiamo un bene o un servizio, no, servizio ovviamente no, un bene, scusate, un bene che in qualche modo può essere anche competitivo sul mercato, questi tipi di piattaforma sono assolutamente consigliati. Se invece vendiamo un bene che diversamente riscontra una grande concorrenza, beh, forse sarebbe meglio indicarci e spostarci su l'e-commerce invece, l'e-commerce dedicato sulla piattaforma, quindi l'e-commerce proprietario. Vi lascio anche un'altra piattaforma che
dividendo dalla registrazione, c'ho Food Discovery per voi, che è una piattaforma definita su, segnatevelo, lo trovate proprio sul sito www.fooddiscovery.it, che è una piattaforma che vende beni alimentari, per esempio prodotti agricoli, appunto, e sicuramente questa è una piattaforma dove ancora la concorrenza non è, non ha assunto, diciamo, dei livelli molto molto elevati e dove ci sono tanti feedback positivi, c'è una presenza costante anche sui social e c'è anche un'attività di marketing territoriale che secondo me è anche molto interessante andare a valutare. Quali sono, diciamo, le differenze e le analogie tra i vari marketplace? Vi ho lasciato questa slide, cerco di essere molto sintetico. Vi ho messo questi due marketplace perché sono completamente diversi. Cioè, vi ho messo Amazon, che ovviamente è più rispettivo e più indicato per la vendita di beni, diciamo, di nicchia, per un mercato, diciamo, più di nicchia, rispettivamente, ovviamente, a un bene artistico, chiamiamolo così. Su Amazon, ovviamente, abbiamo anche un canone mensile che viene pagato rispetto ad Etsy, che è di 39 euro più IVA. Come pro abbiamo l'enorme clientela, la credibilità di fiducia e l'eccellente supporto dei prodotti consigliati. Come contro abbiamo ovviamente la poca profilazione degli utenti, quindi noi effettivamente non sappiamo quali sono gli utenti a fare branding. Diversamente con Etsy abbiamo un negozio gratuito, abbiamo un mercato di nicchia molto importante da andare a visualizzare, ma abbiamo anche non abbiamo un forte impegno lato visual, perché comunque la piattaforma è ancora un pochino acerba e di concorrenza interna importante. Quindi, posto questo, vediamo invece sul sito e-commerce nativo come possiamo organizzarlo e perché, diciamo, scegliere l'e-commerce nativo. Se voi mi chiedeste ad oggi quale diciamo, potrei consigliarvi tra uno e l'altro, vi direi che l'e-commerce è un po' come un vestito di sartoria, quindi non c'è una risposta valida per tutti. Magari alcuni prodotti possono rendere meglio su un e-commerce di marketplace, altri invece possono rendere meglio su un e-commerce nativo, quindi non c'è una risposta univoca a questa domanda. Sicuramente, però, ciò che vi posso dire è che uno non può escludere l'altro, cioè ci sono delle aziende che dispongono del proprio e-commerce nativo e hanno anche delle vetrine su marketplace, ovviamente con differenze magari di prezzo e di offerta che possono in qualche modo indicare molto specifica e molto appropriata. Detto ciò, l'e-commerce nativo si può dividere, noi possiamo sviluppare l'e-commerce nativo secondo tre modalità. Qui, scusatemi se vado un pochino nello specifico, però affacciarsi su un CSN, su CMS, cioè su un Content Management System open source, cioè possiamo affacciarci sulle quelle piattaforme che in maniera totalmente gratuita ci possono ospitare. Parlo di piattaforme, attenzione, non di spazio sul web, attenzione. In questo caso vi ho fatto l'esempio di WordPress e Joomla. Possiamo anche utilizzare delle piattaforme proprietarie e quindi rivolgerci a delle web agency che ci creano a 360 gradi una piattaforma dedicata solamente per noi, e questa, diciamo, è la possibilità di lusso, potremmo dire. E poi abbiamo le piattaforme delle software as a service, cioè piattaforme come Shopify, dove di fatto è già tutto realizzato a livello almeno di codice HTML, a livello ovviamente di posizionamento, a livello di SEO, a livello proprio di usabilità, e dove noi dobbiamo solamente inserire determinati beni o servizi per il nostro e-commerce. Ovviamente tutte e tre hanno, diciamo, dei pro e dei contro. Io mi focalizzo un pochino di più sui contro, vedo un pochino più la pars destruens. Il contro è ovviamente il costo di realizzazione e di gestione, che comunque è medio-alto, soprattutto per un e-commerce che viene creato da zero da una web agency. Poi ovviamente la gestione tecnica che richiede del tempo e ovviamente anche il forte impegno lato search engine optimization, cioè nel momento in cui noi dobbiamo farci vedere sul motore di ricerca, abbiamo necessità di essere visibili a 360 gradi e per
fare questo c'è bisogno di un grandissimo lavoro sul testo, sull'immagine, sulla struttura. Oriented è assolutamente necessario nel momento in cui noi andiamo a strutturare un e-commerce nativo. E se avete, diciamo, anche possibilità o necessità di capirne un pochino di più, lato del Search Engine Optimization, cioè come essere visibili sui motori di ricerca, come essere visibili ovviamente al meglio, fatecelo sapere tramite mail che magari possiamo anche organizzare rispettivamente su diciamo un focus specifico importante. Qui vi lascio tutte quante le piattaforme che potete utilizzare, che adesso vedremo nello specifico, le piattaforme che potete utilizzare lato e-commerce nativo. Sono WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, Magento e Shopify. Tra tutti, ovviamente, il più complesso è Magento, ma lo vedremo adesso. Io vorrei sapere, tramite chat, se ci sono domande sino ad ora. Fatemi sapere in forma scritta. Ci sono domande? Simone, sono Loris. Mi Scrivetemi anche no, senti? fatemi sapere che ci siete. Allora, un utente, Sì? Costantino Bormioli, Sì. diciamo che ha una considerazione. Lui dice che ha aderito Sì. a Shoporama, ma ha l'impressione che la piattaforma non sia adeguatamente promossa. Anche la vetrina ora shop di Facebook non è molto ben fruibile da molti, da mobile, scusa, e infatti ha pochi risultati. Lui praticamente commercia oggetti in vetro artistico che realizza nella bottega di Altare. Quindi chiede eventualmente diciamo, la nostra opinione su questa piattaforma. Sì, allora. Ciao Costantino, allora la prima ovviamente opinione, avevo visto forse proprio il tuo caso nella registrazione, e una delle opinioni appunto è quella di utilizzare la piattaforma Etsy, che è quella che ho inserito anche nella slide, non a caso appunto, perché sarebbe molto più specifica rispettivamente al tuo campo, e magari se c'è anche qualcuno che si rivale sugli stessi campi, sicuramente può essere una piattaforma utile. E per quanto riguarda Shoporama, è una piattaforma che effettivamente si sì, pecca un pochino di lato promozione, però diversamente, come avrei potuto anche constatare, è una piattaforma che dà la possibilità in maniera molto semplice di inserire i prodotti e con dei costi anche abbastanza limitati. Ovviamente non per forza un costo alto significa buona riuscita poi dell'e-commerce, però dobbiamo un attimino anche capire che nel momento in cui dobbiamo fare un investimento, ebbene questo investimento sia assolutamente importante o comunque commisurato rispettivamente agli obiettivi che poi ci vogliamo porre. Altre domande? Non ne vedo. Tutto chiaro fin qui? Ok, se è tutto chiaro, Simone, ho una andiamo avanti. domanda offline. Allora. Mi senti? Ok. Sì. Dimmi tu. Sì, Vanessa dimmi. Cavallaro chiede se si possono avere Sì. suggerimenti in merito a fare una ricerca di mercato al di là di utilizzare Google Trends. Sì, allora per quanto riguarda le ricerche di mercato, di strumenti ce ne sono davvero moltissimi. Google Trends è sicuramente uno degli strumenti più semplici da utilizzare. Lato piattaforma Google, posso consigliarti il Google Market Finder, che ti dà la possibilità di conoscere attraverso ovviamente anche regioni o stati eventuali quali sono, diciamo, i tuoi mercati sulla quale indirizzarti. Diversamente, diciamo, lato ovviamente ricerca e sviluppo rispettivamente a questi tipi di temi, ci sono poi una serie di piattaforme che possiamo utilizzare e stiamoci attenti che possiamo anche utilizzare piattaforme che non sono rispettive unicamente a, diciamo, la ricerca di mercato sull'e-commerce, ma possiamo veramente anche sbizzarrirci anche con piattaforme che lavorano sulle parole chiave. Cioè, se io lavoro su una piattaforma
come può essere ad esempio SEO Zoom, tanto per farne un esempio, io attraverso la parola chiave olio d'oliva o bed and breakfast Liguria, Savona, Imperia, La Spezia, posso per esempio capire da dove effettivamente arrivano le richieste di ricerca sul motore Google o su tutti quanti gli altri motori di ricerca. Questo cosa mi fa, cosa, in che cosa poi mi esita? Mi esita nel fatto che poi nel momento in cui voglio andare a fare una campagna pubblicitaria, posso farla in maniera assolutamente pertinente e diretta andando a correre effettivamente il mio utente finale. Tengo anche a sottolineare nelle ricerche di mercato di stare molto attenti non solamente alla parola chiave o al bene che noi vogliamo commercializzare, ma spesso anche alle piattaforme sulle quali si interfaccia. Per esempio, se noi vendiamo un bene artistico, che diciamo è proprio l'esempio pertinente di prima, se questo bene o comunque anche un bene di un valore molto elevato, se questo bene è diciamo appartiene a questo tipo di noi, per esempio, che andare a sviluppare una campagna SEM su quelle che sono su quelli che sono i device mobili più costosi e diversamente escludere, ad esempio, quelli meno costosi. Cioè, veramente possiamo andare a sbizzarrirci su una serie di parametri che attraverso ovviamente una campagna marketing ben allineata potremmo ovviamente sviluppare. Per far ciò, ovviamente, diciamo, per parlare di ciò ci vorrebbe anche qui un webinar, evidentemente. Specifico. Quindi continuerei ovviamente su quelle che sono le piattaforme. Quindi ritorniamo sulle tre piattaforme. Cerco di essere molto sintetico. Allora, la piattaforma di e-commerce nativa più conosciuta sicuramente è Magento. Non so se già qualcuno di voi la utilizza. È utilizzata sia dai grandi rivenditori, e su questo faccio l'esempio di HP, Burger King, Nespresso, ma anche su tante realtà di e-commerce di piccole e medie imprese. In realtà è una piattaforma che consiglio unicamente se c'è ovviamente un esperto che in qualche modo possa seguirvi in questo tipo di progetto. Personalmente ho ovviamente una predilezione particolare per Magento perché effettivamente ho avuto possibilità di seguire dei lavori rispettivamente su questa piattaforma, però ecco, capisco che se un'impresa si vuole affacciare subito su un e-commerce e gli si propone Magento e si dice guarda, gestiscitelo tu, ecco, avremo sicuramente molti problemi di sviluppo e di realizzazione. Questo perché Magento è costoso dal punto di vista del supporto tecnico, perché si tratta di un sistema complesso e quindi spesso anche gli sviluppatori freelance di Magento hanno bisogno di tempo per imparare a fare ciò di cui hanno bisogno. Poi ovviamente perché a causa della sua complessità e del design scalabile, è necessario mettere un negozio Magento anche su un proprio server dedicato. Se lo mettiamo, si può mettere anche su un hosting non dedicato, però in quel caso, diciamo, avremo sicuramente delle rese meno, diciamo, inferiori. Poi ancora è molto difficile da imparare perché la curva di apprendimento è molto lunga per la specializzazione in Magento. Ovviamente anche qui però ci si può affidare ad un esperto che può aiutarci. Però qual è, diciamo, l'obiettivo, qual è l'aspetto principale e positivo di Magento? Il fatto che Magento è molto scalabile, cioè davvero possiamo divertirci con Magento ad avere quella user experience perfetta, lo vedremo poi con il mio collega Loris Prete, quella user experience perfetta che ci può veramente portare a fare la differenza tra un e-commerce che effettivamente non vende e non converte e un video, poi magari lo vedete voi con calma. Poi c'è WooCommerce, è un plugin gratuito di WordPress. WordPress è una piattaforma CMS che potete installare in maniera anche molto facile e WooCommerce è un plugin, cioè un'aggiunta che voi potete installare al vostro pacchetto WordPress, è scaricato milioni di volte, ha una quota molto importante dei negozi online in Italia e quando viene installato su un sito creato con WordPress aggiunge alla gestione base del prodotto e all'elaborazione degli ordini funzionalità veramente di carrello. Potete anche qui sbizzarrirvi anche con le grafiche perché i template sono davvero molto molto belli da vedere e con una user experience veramente molto elevata.
Ci sono molti temi, sono tutti quanti disponibili per costruire la vostra vetrina. Se volete vedere qualche tema di WooCommerce, vi consiglio il sito di Team Forest, che veramente ha una serie di temi sia lato WordPress che lato WooCommerce. Il software WooCommerce è aggiornato inoltre frequentemente, sostanzialmente c'è un aggiornamento al mese, e ci sono sempre anche delle nuove caratteristiche e funzioni che possono aiutarvi nello sviluppo dell'e-commerce stesso. Ci sono tanti sviluppatori anche di WordPress che sono disponibili per fornire assistenza ad una community sempre più ampia, e quindi questo ci dà la possibilità di interfacciarci veramente con tanti professionisti sul territorio. In Liguria ce ne sono davvero molti che operano con WordPress e che quindi operano automaticamente anche con WooCommerce. Però come difetto cosa abbiamo? Che WooCommerce ha diciamo sviluppato i moduli. Quindi nel momento in cui noi vogliamo acquistare un determinato modulo, ad esempio vogliamo implementare, vogliamo aumentare il numero dei nostri prodotti, vogliamo ad esempio implementare la possibilità di inserire anche diciamo il banner particolari, o inserire anche dei riferimenti a pagine social, o possibilità anche di condividere sui social network. Bene, ogni piccola parte di WooCommerce ha un prezzo, e questi plugin hanno un costo anche un pochino elevato se sommati ovviamente tutti quanti insieme. Inoltre, certe per la gestione dei clienti, gli ordini, l'inventario, l'imposta sulle vendite, le spedizioni, ecco, non sono automatiche, così come avviene e che in qualche modo lavori su WordPress. Quindi sicuramente c'è questo tipo di problema. Altro problema è che non tutti i temi di WooCommerce sono codificati o robusti, e WordPress è facile che possa avere purtroppo ogni tanto qualche falla. Per questo, per diciamo le imprese che già utilizzano WooCommerce, il mio consiglio principale è quello assolutamente di avere sempre una copia di backup del proprio sito web e del proprio e-commerce, perché in tantissimi casi, questa è una delle delle esperienze negative che poi che ci ponete quando vi andate, poi ci interfacciate con noi, vi interfacciate anche con diciamo i professionisti del settore, può succedere che ci sia, soprattutto nel campo dell'e-commerce, che è un campo dove gioco forza c'è una grandissima concorrenza, ci siano degli attacchi hacker, e sicuramente WordPress e WooCommerce sono molto più soggetti a questi tipi di attacchi rispetto ad esempio di tipo proprietaria. Inoltre, anche gli aggiornamenti del software di WooCommerce sono aggiornamenti che richiedono, non dico una competenza tecnica specifica, perché in questo punto non vi direi il vero, però perché veramente basta aggiornare con un click, però richiedono, possono essere impegnativi perché richiedono spesso la possibilità di reinstallare ad esempio WordPress da zero, reinserire tutti quanti i prodotti, perché magari determinati plugin non sono effettivamente compatibili. E questa, diciamo, è un'eventualità che non è tanto remota. Quindi il consiglio che vi do nel momento in cui se siamo un po' una figura di riferimento che fa questo, il consiglio che do alla figura di riferimento è quello di vedere e valutare se tutti quanti i plugin che sono inseriti nel nostro WooCommerce e anche nel nostro sito web sono compatibili con l'aggiornamento. E poi ovviamente il secondo consiglio è quello di aggiornare sempre di base la piattaforma di WordPress, perché ovviamente ogni tipo di aggiornamento è un aggiornamento che ci può solidificare in termini soprattutto di sicurezza. Inoltre, nel momento se abbiamo un problema, ovviamente su piattaforma WordPress, vi posso dire che il supporto su WordPress.org è un supporto che non è esattamente è un supporto basato su ticket di domanda e risposta, perché WordPress, abbiamo detto, è una piattaforma
forma gratuita, quindi si avvale della collaborazione di utenti esterni che in maniera assolutamente volontaria rispondono ai form di supporto. Quindi in questo, e poi ovviamente anche la mole, cioè la quantità abnorme di siti su WordPress ci fanno ovviamente capire che ci sono tanti ticket d'assistenza che spesso sono anche non risolti e che spesso diciamo a un determinato quesito fare anche delle settimane. Quindi stiamo molto attenti anche che il form di supporto di WordPress non è un form di supporto basato su ticket, o comunque non è un form di supporto, possiamo dire noi, one to one. Quindi stiamoci molto accorti rispettivamente a questo tipo di problematica. Detto ciò, ovviamente non mi sento assolutamente di sconsigliare WordPress né o di sconsigliare WooCommerce, assolutamente, non vorrei assolutamente che passasse questo tipo di messaggio. Anzi, io stesso spesso consiglio l'utilizzo di queste piattaforme perché di base sono piattaforme che hanno dei costi assolutamente risibili rispetto all'investimento iniziale e possono comunque darci delle belle soddisfazioni. Poi c'è la piattaforma Shopify, e Shopify invece è una forma di e-commerce un pochino diversa, ci permette di creare il negozio online e di vendere tutto ciò che desideriamo in maniera quasi automatica, perché Shopify ci dà già il sito web di e-commerce già strutturato e ovviamente possiamo anche scegliere quelli che sono i temi che possono essere più utili a noi, e ci dà quindi tutto quanto pronto e noi dobbiamo solamente inserire descrizione, prodotti e servizi. Ovviamente c'è un costo scalabile, cioè in sostanza più si fattura e più si paga, che comunque non è un costo minimo. Come difficoltà io ve l'ho messa standard, non me la sono sentita di mettere in difficoltà facile, perché in realtà non è, sebbene la registrazione su Shopify sia abbastanza molto intuitiva, diversamente la gestione di Shopify non è assolutamente facile se non c'è comunque già una base strutturata. Come ovviamente punto a favore c'è che il design e il template sono veramente molto molto eye catching, però comunque ci sono anche tante molte vetrine anche a costo zero, però ecco la cosa fondamentale è che comunque Shopify proprio perché si accolla a tutti questi lavori di grafica, di spazio web che vi offre, ovviamente ha un costo un pochino più elevato rispetto agli altri. E ovviamente se non scegli di usare Spotify Payment avrai anche una piattaforma da pagare su una commissione su ogni vendita che voi andate ovviamente a formulare. Inoltre il codice di Shopify è un codice assolutamente chiuso, ovviamente per i puristi come me che amano andare a giocare sul codice HTML e amano strutturare i siti web un po' secondo quelli che sono proprio le sue diciamo le sue idee visionarie, a volte anche troppo visionarie, Shopify non è assolutamente consigliato. Quindi se siete un pochino come me amanti del codice, feticisti del codice HTML, vi consiglio un pochino di meno Shopify, perché ovviamente in questo caso noi non possiamo andare a inserire delle determinate azioni o determinati banner o altro che non siano già stati previsti da Shopify stesso. Inoltre lato SEO, e qui mi aggancio sui motori di ricerca, mi aggancio ovviamente su un tema Google, ma non solo, su tutti quanti i motori di ricerca, come possono essere anche Bing, Yahoo, Shopify ha dei problemi di indicizzazione un pochino più elevati rispettivamente alle altre piattaforme, quindi le ricerche dei prodotti Shopify non sono perfettamente ottimizzate per i motori di ricerca, quindi se abbiamo un bene o un servizio che necessita di avere un'ottimizzazione precisa sull'e-commerce, perché evidentemente c'è una concorrenza molto elevata, non vi consiglio assolutamente l'utilizzo di Shopify. E questo, diciamo, è l'esempio facile che vi ho messo, che effettivamente non ha un budget per iniziare un e-commerce.
non ha diciamo una figura professionale alla quale rivolgersi, però vuole comunque provare a essere presente sul web, magari anche pochi prodotti, e vuole vedere un pochino come va inizialmente la sua come fare. Anche in questo caso abbiamo uno strumento per voi, che è quello di Winx, che trovate al sito www.winx.com o anche winx.it. Winx vi mette a disposizione di creare un vostro sito web da zero attraverso un editor che è di drag and drops, quindi di copia e incolla per intenderci, in HTML5, che vi permette di personalizzare tutto in maniera anche molto semplice. Il difetto è limitato perché ci sono veramente poche opzioni, soprattutto per quanto riguarda la grafica, sebbene comunque c'è un grado di personalizzazione comunque molto elevato, cioè se io voglio cambiare colore, se voglio cambiare font o tutto, però ovviamente se voglio un font in particolare mi risulta un pochino più difficile con Winx. E il difetto è che comunque è semplice, ma è orientato alla costruzione di un sito web comunque standard, quindi se dobbiamo fare una landing page, benissimo, se dobbiamo fare un sito vetrina, benissimo, può andare anche bene. Se dobbiamo però fare un e-commerce un pochino più strutturato, un pochino più orientato al consumatore, magari anche con qualche tecnica di intelligenza artificiale inserita, mi sembra un pochino difficile farlo con Winx, quindi non ve lo consiglio. E poi comunque è necessario anche iscriversi a un piano di pagamento prima di poter lanciare il vostro negozio online. Piano di pagamento euro l'anno più un altro 50 euro, se non mi sbaglio, per quanto riguarda la creazione dell'e-commerce. Quindi potete creare sia sito web che e-commerce. Quindi questi, diciamo, sono i pro e i contro di questi tipi di attività. Fatemi sapere tramite domande possiamo, diciamo, se ne utilizzate già qualcuna di queste piattaforme, come vi trovate. Allora, vediamo già Costantino che mi dice cosa pensa di Website X5 Pro rispetto a Winx. Beh, sicuramente è una piattaforma, diciamo, meno conosciuta di Winx, che ha un bacino di utenza un pochino più limitato. Quindi, non so, Costantino, se utilizzi già questo tipo di piattaforma, però avrai notato che ci sono sicuramente dei limiti dovuti ovviamente al costo stesso. Cioè, parliamoci chiaro, un conto è farsi fare un abito su misura da uno stilista firmato, e un conto è andare a comprare una giacca di pronto moda al negozio, diciamo, sotto casa, ok? Quindi questa, diciamo, può essere la differenza che può intercorrere tra un sito, per esempio su Magento, e un sito che viene invece strutturato su Wix o anche su altri tipi di piattaforma di questo genere. Ci sono altre domande? Non abbiate remore a chiedere qualsiasi cosa. Vediamo se ci sono domande. Per i professionisti, che strumento utilizzare per la ricerca di nuovi clienti? Ad esempio, essere presente su uno specifico territorio. Veronica, ciao. Per lo strumento da utilizzare per la ricerca di nuovi clienti, in quel caso, diciamo, non siamo tanto afferenti nell'ambito dell'e-commerce, ma saremo molto più specifici sull'ambito invece di LinkedIn. Se anche lì, se volete, magari possiamo fare anche un focus specifico solamente su questo aspetto. LinkedIn non è un e-commerce, è un social network, però effettivamente può essere una piattaforma assolutamente utile per trovare nuovi clienti. Altre domande? Non ne vedo, è tutto chiaro, sicuri? Vedo qualcuno che sta scrivendo, no? La chat la trovate al lato? Per artigianato, Barbara. Allora, ciao Barbara, per artigianato abbiamo ovviamente già visto la piattaforma Etsy, che è quella che vi ho messo in slide, ve l'ho messa proprio apposta perché, ecco, vedo infatti che effettivamente siete in tantissimi che mi chiedete l'artigianato, e se
Proprio la piattaforma l'ho messa lì perché è quella che sicuramente più può esservi utile. Veramente molto semplice da utilizzare e già tutto quanto pronto, sì, quindi veramente basta inserire l'articolo, la descrizione e quindi veramente potete divertirvi con un e-commerce già abbastanza strutturato. Altre domande? Le ultime domande saranno gestite in coda per la rimanere. Sì, va bene, Marco, d'accordo. Sì, assolutamente sì. Allora, ritorniamo alla parte di. Qui veramente cerco di sintetizzarvi. Nel giro e vi ho detto che ovviamente essere spinto in qualche modo, no? E come lo possiamo fare? Lo facciamo attraverso la cosiddetta SEM, cioè Search Engine Mobile, Search Engine Optimization, appunto, dove abbiamo la possibilità di avere una sorta di vetrina in qualche modo che pubblicitaria che può comparire all'interno dei nostri motori di ricerca, appunto. E per fare questo possiamo o utilizzare delle piattaforme specifiche, penso ad esempio a Google AdWords, oppure utilizzare anche i cosiddetti social media. È importante quindi anche preparare direttamente la gestione, diciamo, dell'e-commerce attraverso anche attività principali come possono essere quelli di esame dei cosiddetti analisi dei KPI. In questo caso, tramite queste piattaforme possiamo avere la possibilità di andare a sviluppare anche delle campagne di digital marketing che ci vanno di quanto abbiamo effettivamente investito, quanto effettivamente poi ci ritorna indietro in termini proprio di guadagno vero e proprio. Bene, io passerei la parola al mio collega Loris Prette, che è sicuramente già online, e vi ringrazio per Eccomi qua. Mi l'attenzione eccolo qua. vedete, mi sentite? Datemi un feedback velocissimo. Perfetto. Buongiorno a tutti. Grazie Simone, grazie a Enrico Molinari. Dunque, vado subito a condividere la mia presentazione. Eccoci qua. Datemi conferma eventualmente via audio, visto che sono a schermo intero, se ci fosse qualche problema, quindi fatevi sentire. Dunque, cercherò di essere il più semplice e veloce possibile, per quanto riguarda la mia parte, quindi darvi indicazioni su come costruire una vetrina digitale, andare un po' a darvi dei consigli in modo che sappiate e conosciate le basi per poter affrontare la costruzione vera e propria di un'interfaccia che può essere quella appunto del vostro e-commerce. Come spiegava giustamente Simone, si può utilizzare un e-commerce nativo oppure appoggiarsi a un marketplace e ci si può diciamo creare il proprio e-commerce come autodidatta attraverso Shopify o ci si può appoggiare a un'agenzia. Secondo me, conoscere, diciamo, a grandi linee le basi dell'usabilità e della user experience vi aiuta comunque in tutti e due i casi. Ovviamente, se andate su Shopify avrete la possibilità, guardando i prodotti che vi vengono proposti, di scegliere quelli più adatti a voi rispetto ai vostri goal, rispetto al vostro al vostro target di utenza. Se vi appoggerete a un'agenzia, avrete comunque gli strumenti per capire anche cosa vi suggerisce l'agenzia e poter parlare la stessa lingua, eventualmente dare anche consigli in base al vostro background di esperienza sul prodotto, quindi riuscire poi a creare un progetto che sia efficace. Dunque,
qualche dato velocissimo. Sappiamo che online siamo molto veloci nella consultazione delle pagine e nella navigazione in generale, spesso navighiamo compulsivamente. Meno di 30 secondi, ma secondo me anche molto meno, è la soglia di permanenza media su una pagina web per la maggior parte degli utenti. Si chiama frequenza di rimbalzo, meno di 30 secondi è molto ottimistico. Di solito se una pagina web non funziona, uno esce molto prima, nell'arco di 10 secondi, secondo me, a grandi linee. Come dicevo un attimo fa, concentrazione molto bassa, navighiamo in modo poco attento e spesso siamo costantemente bombardati da nuovi input, quindi magari io consulto lo smartphone avendo già un'idea di quello che sto per fare e mi arriva un input da un'altra cosa, da un altro sito, da un'altra app, da un social diverso, cambio completamente navigazione. Quindi questo è un principio fondamentale da tenere presente. Quindi noi, l'utente, il nostro potenziale cliente, il nostro potenziale convertitore, come si dice in gergo tecnico, come lo tratteniamo e come aumentiamo il nostro tasso di conversione, no? Il tasso di conversione, ossia le nostre vendite, il nostro come completiamo il percorso dell'utente da quando entra nel nostro sito a quando compra il nostro prodotto. Vi voglio dare qualche, ovviamente molto in linea di massima, qualche dritta, poi si può eventualmente approfondire per chi fosse interessato. Parliamo di usabilità, quindi parliamo di come la nostra interfaccia, il canale attraverso il quale il nostro e-commerce deve vendere, la parte che arriva direttamente ovviamente in mano all'utente, deve funzionare. Quali sono i principi? E sono principi che sono principi storici, sono principi che arrivano dallo studio dell'ergonomia cognitiva, che non è nato ieri, ma è nato 40-50 anni fa, e che è applicato a qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto che noi incontriamo durante la giornata, incontriamo durante i nostri comportamenti abituali. Quindi si parla di progettazione e di design fondamentalmente. Questi principi però vengono applicati alla perfezione alle interfacce web, in questo caso, con ovviamente i doverosi aggiustamenti e perfezionamenti. Quindi parliamo di usabilità, andiamo sulla definizione, il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi, con efficacia, efficienza e soddisfazione. Andando a completare questi tre passi fondamentali, noi siamo quasi sicuri che l'utente converta, che l'utente vada alla fine del percorso. Come efficacia viene intesa la precisione e la completezza con cui gli utenti raggiungono specifici obiettivi, quindi nel caso dell'e-commerce l'efficacia è la regola principale, cioè l'e-commerce deve essere efficace, deve essere l'interfaccia non si deve quasi percepire, l'utente deve essere proprio accompagnato all'acquisto, non deve trovare degli intoppi lungo la sua strada, non deve avere dubbi in tutti i sensi, dal prodotto che sta comprando, ma da come sta pagando e dal percorso che ha fatto, riguardo anche ad esempio alla privacy e alle implicazioni legali, le implicazioni legate ad esempio nel caso degli smartphone, alla geolocalizzazione. Il percorso deve essere lineare e pulito. Come efficienza intesa risorse impiegate in relazione alla precisione e completezza, cioè quante sono e come utilizzo queste risorse, quindi in termini di efficienza, per farvi aspettate un attimo, ad esempio quanto tempo ci metto, quanti compiti devo svolgere o quanti errori, non so se mi sono spiegato, quindi non è diverso dall'efficacia, cioè io nell'efficienza devo cercare di ridurre al minimo questo tipo di variabili, quindi il tempo impiegato, gli eventuali errori e il numero di compiti che devo eseguire per portare a termine il mio compito. Soddisfazione, ovviamente, l'utente è inteso come libertà dal disagio, attitudine positiva, l'utente deve arrivare alla fine e
come vi dicevo prima, non aver avuto nessun problema ed essere soddisfatto del avere un ritorno a livello personale dell'operazione che ha svolto e avere un ritorno anche psicologicamente soddisfacente. Quindi ho comprato il prodotto perché mi piaceva, ma ho avuto anche una bella esperienza nell'acquisto. E due modelli concettuali che diciamo in passato sono stati dato adito a discussioni. Il modello progettuale del progettista, quindi il progettista avendo dalla sua una base di conoscenza, di esperienza, produce un progetto, un design. Coincide però questo con l'utente. L'utente che abbiamo di fronte è in grado di capire cosa ha pensato il progettista? Ecco, in passato si pensava che su internet il progettista avesse sempre ragione. Io progetto così, le interfacce devono essere complicate, difficili, perché così funzionano meglio. Piano piano si è iniziato a capire, soprattutto quando si è messo in primo piano l'utente, quindi l'esperienza dell'utente, e nel caso dell'e-commerce ancora di più, il fatto di voler vendere, si è venuto sempre di più incontro all'utente. Quindi il modello concettuale, progettuale, viene sempre più strutturato in base a come l'utente agisce, a come l'utente pensa, al bagaglio culturale dell'utente e a tutte queste variabili. Parliamo ad esempio qui, come vi dicevo prima, dell'ergonomia cognitiva, degli oggetti che ci circondano. Nel caso di una porta, un oggetto, se è ben progettato, deve avere degli indizi che siano visibili e naturali. Quante volte noi ci troviamo di fronte a una porta e tiriamo, spingiamo, non sappiamo cosa fare, magari c'è il cartello, tirare, spingere. Quando c'è il cartello, quando c'è un'etichetta che ci dice cosa dobbiamo fare, lì è un errore di progettazione, di design. E lo stesso accade sul web. Se noi non capiamo in modo intuitivo cosa dobbiamo fare, in modo automatico, con la nostra modalità, diciamo, rapida, come quando guidiamo, no? Noi quando guidiamo abbiamo una conoscenza appresa di quello che facciamo, no? Per cui sono meccanismi automatici. Noi dobbiamo allo stesso modo riuscire a creare le interfacce che consentano all'utente di agire in modo automatico, di non chiedersi perché, oppure magari di fare un'azione, di avere un feedback che non è chiaro. In quel modo lì noi perderemo, rischieremo di perdere comunque l'utente. In modo molto sintetico, Norman ha creato nella sua teoria i 7 stadi dell'azione. Noi abbiamo uno scopo, quindi vogliamo farci il caffè alla macchinetta, è la nostra intenzione, faremo una serie di azioni, tra cui mettere la monetina, schiacciare il bottone corretto, avremo un feedback. Se otteniamo il caffè, abbiamo raggiunto, con le 2-3 azioni, diciamo, base, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Nel caso in cui il feedback non sia chiaro, dovremo comunque rivalutare, in base alla percezione dello stato del mondo e all'interpretazione di quello che è successo, una nuova azione. Per cui si vanno a creare i famosi golfi di cui parlava prima Enrico, che qui vengono anche raffigurati come ponti. A noi piace più parlare di golfi, visto che siamo in Liguria. Il golfo della valutazione e il golfo della esecuzione. Questi due golfi noi dobbiamo, come progettisti e come noi che ideiamo le nostre interfacce, ridurli al minimo. Dobbiamo fare in modo che l'utente non abbia questi dubbi. Cioè l'utente deve andare diretto dal sistema fisico, o comunque dalla nostra interfaccia, al goal. Come dicevo prima, il golfo dell'esecuzione è la differenza tra le intenzioni che l'utente ha e le azioni che sono rese disponibili dallo strumento. Io voglio comprare, però lo strumento non me lo fa capire nel modo corretto. Io voglio aprire quella porta, ma non capisco come si apre, e così via. La valutazione invece riflette la quantità di sforzo necessario per interpretare lo stato fisico del sistema e quindi determinare fino a che punto corrisponde alle aspettative e alle intenzioni. Anche qui meno sforzo è necessario e più risultati ottengo a livello di design.
Quando si progetta un sistema o un'interfaccia, è necessario identificare quali sono i compiti principali che l'utente può e deve svolgere per raggiungere lo scopo. Qui ci viene in aiuto Nielsen, di cui adesso vi parlerò in modo molto sintetico, dandoci delle regole di usabilità. Noi attraverso queste regole, cercando di rispettarle, sappiamo che abbiamo già una buona base per arrivare a creare un progetto efficace. Molto sinteticamente, le euristiche, poi ovviamente si possono approfondire, però potete già farvi un'idea, di quello che significa rispettare certe regole nella progettazione. La visibilità, degli stati del sistema, quindi in questo caso, abbiamo una barra che carica, noi attraverso il colore, attraverso l'indicazione di percentuale, sappiamo cosa sta succedendo e sappiamo, dove si concluderà l'operazione. Quindi la visibilità garantisce una buona situation awareness, ossia l'utente capisce, ha ben chiaro cosa gli sta attorno, ha ben chiaro quello che sta per succedere. Attraverso un buon feedback, attraverso magari un feedback co di colori, di audio, di pop-up, di quello che può esserci utile, noi ca facciamo capire all'utente dov'è in quel momento. Il sistema deve essere adattato al mondo reale, quindi utilizzare linguaggi e modelli noti all'utente, seguire le convenzioni. Pensate nel caso appunto del pizzicare, lo schermo oppure ruotare. Convenzioni naturali, come noi ci muoviamo nel mondo, dobbiamo muoverci sulle interfacce. Se noi giriamo a sinistra e la pagina va, la foto, la pagina, l'oggetto va a destra, non è una convenzione naturale. E questo ci farà storcere il naso, come quando i sistemi non hanno un buon feedback a livello anche aptico, a livello di scroll. Noi non ci piace come esperienza quando, diciamo, ad esempio lo smartphone, il tablet, non rispondono in modo automatico e naturale. Controllo e libertà dell'utente, permettere all'utente di sbagliare. L'utente sbaglia. Questo è inevitabile, noi sbagliamo in continuazione. L'interfaccia deve darci sempre la possibilità di tornare indietro. Quindi chiedere conferma, o comunque dare la possibilità di fare undo, il famoso undo che noi usiamo sempre, ad esempio, per fare le presentazioni o per stilare un documento. Senza l'undo saremmo persi, no? Se non si potesse tornare indietro. Coerenza standard, un'interfaccia deve essere coerente, un'icona deve sempre avere quel significato, quell'obiettivo, in questo caso salvataggio, la stampa, devono essere sempre uguali all'interno della stessa interfaccia. Non cambiamo, questo tipo di coerenza perché creiamo confusione. Prevenzione dell'errore, come dicevo prima, la possibilità di ritornare indietro, ma dare anche nel caso un'ultima indicazione in fase di conferma. In questo caso la macchina mi ricorda che sto per formattare il disco, quindi stai attento perché lo stai formattando, quindi ti sei fatto un backup, hai valutato che ti serva ancora questo materiale, vuoi continuare? Riconoscimento piuttosto che recupero. Bisogna usare la memoria del mondo. Allora noi malgrado la nostra mente sia un mondo, come dire, ricco e ampio di memoria e di esperienze, non possiamo basarci su quello, dobbiamo dare delle indicazioni precise e chiare che vadano a recuperare quello che abbiamo nella nostra mente e nella nostra esperienza, nei nostri background culturali. In questo caso, ad esempio, veneziana, andiamo subito a capire di cosa si parla, no? A livello di persiane. Cioè, riferimenti culturali nostri. Ovviamente questo è importantissimo perché ogni interfaccia va pensata rispetto al target, rispetto ai suoi background culturali. Quindi un background culturale nostro non sarà un background culturale orientale. Le interfacce andranno adattate, andranno pensate per certi tipi di utenza, è tutto incentrato su questo. Flessibilità ed efficienza d'uso.
il sistema permette di personalizzare le funzioni in base alle proprie abilità ed esigenze. Ovviamente gli utenti hanno abilità diverse, dal principiante a quello che sa usare i comandi rapidi. Noi dovremmo permettere all'utente di poter utilizzare tutti questi tipi di comandi, cioè sia l'utente medio che l'utente principiante, l'utente esperto, di avere una esperienza lineare. L'utente magari esperto si stuferà se io non gli do la possibilità di andare avanti rapidamente. L'utente principiante uscirà perché l'interfaccia è troppo difficile. Estetica di design minimalista, chiaramente, presentare solo le informazioni che servono senza eccedere. È stato calcolato che noi a livello di input su un'interfaccia non possiamo averne più di 7. Di solito più di 7 cominciano a essere troppi e noi rischiamo di non coglierli. Quindi meno informazioni ci sono in una singola schermata e meglio è. Piuttosto poi, ad esempio, attraverso i menu a scorrimento, a tendina, andiamo, nel caso che l'utente voglia approfondire, andiamo poi ad ampliare rispetto alle sue richieste, però. All'inizio io do quelle 4-5 informazioni base. Aiutare l'utente a riconoscere, diagnosticare e correggere l'errore. I messaggi di errore devono essere chiari e spiegare come gestire la situazione. Anche qui torniamo al discorso di prima, andando però sempre a specificare come eventualmente, in questo caso, posso correggere l'errore. Aiuto e documentazione, le famose FAQ. In caso di necessità l'utente deve poter ottenere aiuto o attraverso le FAQ, attraverso chatbot, attraverso una chat o attraverso l'assistenza customer care. Avere sempre comunque un appiglio immediato. L'utente deve in un istante avere un feedback nel caso che abbia qualche tipo di problema. Questo è fondamentale perché altrimenti rischiamo di perderlo. Una cosa importantissima, testare il sistema. Noi abbiamo creato il nostro bellissimo progetto, ci sembra fantastico. Senza un buon testing rischiamo che il lavoro sia stato inutile. Qui è indicato l'AB, così l'AB test, è diciamo usanza provare, ad esempio attraverso le agenzie, a creare due versioni in sostanza della nostra interfaccia e del nostro sito e metterlo sul mercato per un test e poi attraverso l'analisi dei dati capire quello che ha funzionato meglio. Si possono fare test in tanti modi, anche non spaventatevi sul fatto che magari sia costoso, perché io banalmente posso invitare una decina di amici, fargli provare l'interfaccia e fare una serie di domande per capire se l'usabilità è buona, magari alternando, selezionando il target dal giovane, dall'over 50 all'amante di outdoor o al meno sportivo, all'amante dell'abbigliamento maschile barra femminile. Quindi targetizzando il mio target io posso già testare in modo abbastanza soddisfacente la mia interfaccia, però l'importante è testare prima di far uscire. Qualche dritta velocissimamente, il font è preferibile usare font molto diffusi, chiaramente, e senza terminazioni o grazie. I font graziati, come vediamo in questo caso la M con le stanghette in fondo, i font graziati sono meno leggibili su un'interfaccia digitale piuttosto che su una pagina cartacea. Quindi qui ci sono una serie di font per capire, appunto, il Verdana è non graziato, il Georgia è graziato, come vedete, quindi un Verdana sarà meglio di un Georgia nel caso di un'interfaccia web. Non abusare nei nostri testi del corsivo, perché l'inclinazione gira la griglia ortogonale dei pixel del grassetto, quindi utilizzarlo solo per le parole chiave, per le parole importanti, per le parole che devono rimanere in testa alle persone. Non abusare di spaziature, troppi punti esclamativi che compromettono la leggibilità. Lo stile di caratteri in stampatello, eccetto i titoli, compromettono la leggibilità. Spesso si tende a scrivere tutto in stampatello. Questo è sbagliato perché, appunto, pare che il testo scritto in minuscolo si legga al 13% più velocemente di quello in stampatello. Io faccio più fatica a decodificare un testo in stampatello che un testo scritto in minuscolo.
La scelta dei colori, rimaniamo sempre nel discorso dell'ambito culturale, del background. Nel nostro caso, rosso, pericolo caldo, blu, freddo, verde, vita, via libera o ovviamente altre connotazioni. Quindi rispettiamo le convenzioni culturali che ovviamente possono variare. Qualche indicazione da questa tabella rispetto a grandi marchi, potete poi leggervela con calma rispetto appunto agli effetti positivi e gli effetti negativi che può dare la percezione dei diversi colori. Qualche dritta al volo, logo ben visibile, noi abbiamo creato il nostro brand, abbiamo creato il nostro logotipo, deve essere sempre visibile, quindi all'apertura del nostro sito, all'apertura della nostra app e in ogni pagina, comunque noi dobbiamo avere, soprattutto in questo caso nella home page, un riferimento chiaro, dove siamo. Avere sempre in modo ridondato, cioè deve esserci piuttosto anche più volte la casella di ricerca, il carrello, la login, sono tutti passaggi che l'utente deve fare per arrivare all'acquisto, quindi devono essere ben visibili e subito individuabili dall'occhio, dal nostro occhio. Noi sappiamo che attraverso il nostro modo di leggere da sinistra a destra noi andremo subito a individuare il logo, come abbiamo visto prima, in questo caso a sinistra, poi andremo a scorrere verso destra. Nel caso degli smartphone swiperemo e scrolleremo verso il basso o sempre verso destra, quindi il nostro modo di guardare deve essere assecondato da come noi e dove noi mettiamo gli oggetti. Lo stesso per i metodi di pagamento, vanno subito resi chiari e di solito si inseriscono magari nel footer, quindi nella parte bassa sia della parte del desktop che del mobile, però subito chiari, io posso pagare con, come, ovviamente più metodi di pagamento abbiamo e più digitali sono, meglio è. Link ai social, assolutamente sì, vi do un dato che mi è parso molto interessante, il 41% degli utenti è influenzato dai social media, quindi i negozi con una buona presenza di social media hanno assolutamente un incremento delle vendite, si parla di un 32% in più rispetto a quelli che non hanno pagine sui social, quindi lo saprete già, però avere delle buone pagine sui social media con piani editoriali strutturati, con contenuti, con video e con articoli di approfondimento è fondamentale per coinvolgere l'utente nell'acquisto. L'assistenza clienti, come dicevamo prima, anche qui sempre visibile e recuperabile. Pagine di uscita, noi dobbiamo dare comunque un feedback finale, ordine completo, quindi una pagina di ringraziamento, una pagina di conferma dell'acquisto, oppure dopo aver completato l'acquisto far scaricare un catalogo, un file, un video, per poter creare quella fidelizzazione fondamentale, oppure l'iscrizione alla newsletter in questo caso. Ad esempio, l'utente che abbandona il carrello e non ha ancora pagato, rimandare una mail per recupero carrello, Amazon lo fa, il compleanno, quindi ricorrenza, vabbè, queste sono regole abbastanza scontate. Allora, io mi concentrerei un attimo sul mobile, cercando di accelerare. In pratica, come diceva giustamente prima il professor Molinari, si parla di mobile. Parliamo di mobile perché ormai il 70% di noi acquista su mobile ed è un trend in aumento, assolutamente in aumento. Quindi, il nostro portale deve essere sicuramente progettato su desktop, ma deve essere per forza ottimizzato su mobile, quindi è totalmente responsivo. Addirittura progettato direttamente su mobile sarebbe forse la soluzione migliore, quindi testo grande a sufficienza, immagini possibilmente espandibili, quindi una visione molto chiara delle immagini, evitare che gli utenti vengano indirizzati a nuove finestre, quindi che si rimanga su un percorso lineare, indicare agli utenti i motivi per cui viene richiesta la geolocalizzazione, le app quasi immediatamente ci richiedono la geolocalizzazione, bisogna spiegare le motivazioni, perché giustamente una persona si sente, no, subito, tra virgolette, coinvolta nel discorso vuoi sapere dove sono, perché
avrò dei vantaggi rispetto alla mia esperienza, rispetto alle mie abitudini di acquisto, quindi indicare però sempre bene perché. I menu ad hamburger su mobile sono fondamentali, il menu ad hamburger lo vedremo dopo, sono quei tre trattini, tre, quattro trattini che io clicco e da cui mi si apre un menu a tendina. È indispensabile perché lo spazio dei mobile è poco, anche se negli ultimi anni, come avrete visto, si tendeva prima a rimpicciolire, ma da quando il mobile è diventato first o only, si stanno reingrandendo gli schermi anche degli smartphone per avere un'esperienza più gradevole e più accessibile. A livello di modulistica, quindi semplice, intuitiva, la compilazione senza diciamo, la possibilità di avere dubbi sulla compilazione, quindi sia molto semplice. I calendari sempre visivi e soprattutto visibili per facilitare la selezione delle date, quindi non dover andare a cliccare per recuperare la data attraverso complicati magari sistemi di ricerca di giorni e mesi. La convalida in tempo reale, quindi io devo dare subito, come dicevo prima, un feedback all'utente in modo che sappia di aver concluso l'operazione. Teniamo sempre presente l'accessibilità. Perché comunque c'è una gran parte di utenza che necessita di dispositivi che siano accessibili, quindi a caso non udenti, non vedenti, teniamo sempre presente anche le regole dell'accessibilità. Ho provato a fare un test su, diciamo, uno dei player principali che è Amazon, l'importanza della velocità di caricamento del nostro sito. Allora, ovviamente loro sono tra i più bravi, sono molto veloci. In 1,7 secondi con una connessione 4G il sito viene caricato. Noi sappiamo che è fondamentale la velocità di caricamento anche dal punto di vista dell'indicizzazione, perché i bot che verificano che il nostro sito è efficace, efficiente dal punto di vista del caricamento, attraverso la creazione poi dei rich snippet, quindi le indicazioni che dà Google rispetto al nostro e-commerce saranno ovviamente, l'attività sarà migliore rispetto a un sito che si carica più velocemente e ad altre caratteristiche di efficienza, positive. Qualche dato rispetto ai tempi di caricamento, 0,1 secondi, pensate, tempo di caricamento migliorato di 0,1, quindi un decimo di secondo, può aumentare i tassi di conversione dell'8%. Pensate all'importanza di un'interfaccia che si carica velocemente e immediatamente. 40%, se l'esperienza d'acquisto è altamente personalizzata, i clienti sono il 40% più propensi a spendere più di quanto pianificato. Quindi fare poi remarketing, profilare attraverso gli strumenti necessari, mi consentirà di fidelizzare il cliente e di fargli spendere di più rispetto a quello che magari voleva spendere all'inizio. Il 77% degli acquirenti da smartphone è più propenso a effettuare acquisti da aziende i cui siti per dispositivi mobili o app consentono di completare rapidamente la transazione. Quindi 77% se la transazione si completa rapidamente. Adesso lo vedremo dopo, ad esempio rispetto ad Amazon. In sostanza, la transazione di Amazon, una volta che sei cliente, diventa immediata, cioè la possibilità di comprare senza neanche andare a confermare. Se tu salvi le tue operazioni di pagamento e di consegna, tu hai un tasto rapido per cui compri. Hai già comprato, per non parlare degli acquisti che si possono mettere a calendario e automatizzare nel caso di prodotti, ad esempio, penso al caffè che uno ordina in modo continuativo durante l'anno, si tende a fidelizzare. Io ti facilito la vita se tu lo compri, lo mettiamo a calendario, lo compri una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, tu sai già che non devi poi sforzarti di venire sulla piattaforma, magari poi non hai completato il form, l'indirizzo, eccetera, eccetera, io te lo mando direttamente a casa. In estrema sintesi, cosa fare? Caricamento del sito. Quindi torniamo al discorso del test. Ottimizzare le immagini per qualsiasi tipo di schermo. Se io sul mobile vedo un'immagine tagliata, non va bene, l'immagine deve essere perfettamente ottimizzata.
La semplificazione, quindi non troppe informazioni. Testare il sito con browser diversi, vedere se funziona su tutte le piattaforme disponibili. Poi, ovviamente, qui parliamo di desktop, avremo poi la nostra app su mobile. Dare un'occhiata alla concorrenza, come vedremo tra poco, qualche esempio di successo è fondamentale. Ci sono fortunatamente player di successo, player che ce l'hanno fatta. Cerchiamo di capire come ce l'hanno fatta e adattare rispetto al nostro business. Pensare al cliente sempre, quindi, come dicevo prima, l'esperienza dell'utente è alla base delle nostre vendite. E creare un design coerente rispetto a quelle regole di cui abbiamo parlato di usabilità. Cosa assolutamente da non fare? Progettare solo per il desktop, ormai non può neanche sfiorarci la mente il fatto di progettare solo un portale per il desktop, per il computer. Rendere le informazioni difficilmente reperibili, costringendo l'utente a lunghe sequenze di click. Più la sequenza di acquisto è lunga, più noi rischieremo di perderlo. Concentrare troppe informazioni nelle singole schermate, inserire immagini o animazioni troppo pesanti, quindi nella nostra interfaccia di vendita non mettiamo contenuti, l'interfaccia serve per vendere, i contenuti li possiamo mettere nelle nostre pagine social, possiamo farci arrivare dopo, eventualmente possiamo mandarli dopo al cliente per fare remarketing, non mettiamoli nella nostra interfaccia, non appesantiamola. Testing, assolutamente, lanciare il sito senza averlo testato. Come vi dicevo prima, guardiamo velocemente qualche caso di successo in modo da farci un'idea. Partiamo da Amazon, guarderò anch'io, non so se voi avete già l'applicazione, magari se volete aprirla, giusto da farvi un'idea in tempo reale. Allora, Amazon, come vedete, allora praticamente lascia il search in alto e nel footer, nella parte bassa del monitor, la home, l'indicazione profilo, il carrello ben visibile e il famoso hamburger. Quindi, se noi clicchiamo sull'hamburger, che è come vediamo qui, il menu, si aprirà il menu con tutte le indicazioni del merito rispetto alla mia pagina. Ai miei acquisti, al mio account, eccetera, eccetera. Tornando su, queste frecce indicano appunto che l'esperienza utente deve essere assolutamente verso il basso e verso destra. Quindi facciamo scroll verso il basso, facciamo swipe verso destra. Le informazioni vengono raggruppate attraverso, come vedete, delle celle che includono i prodotti e ci sono pochissime scritte. Divise magari per settori, per tipi di prodotto e pochissime indicazioni, appunto nome e prezzo. Ovviamente le foto devono essere chiare, devono essere ben definite. Una foto sgranata è una foto che rischia di farmi perdere cliente. Una funzione di Amazon che è abbastanza recente e molto interessante. Se noi andiamo a cliccare nell'iconcina della fotocamera che vediamo in alto a destra sul search, ci si apre la possibilità di andare ad analizzare un barcode, quindi avere già un prodotto noi in casa e volerlo magari comprare, voler vedere prodotti simili, noi possiamo attraverso l'app andare ad analizzare il barcode questo mi riporterà dei risultati rispetto al barcode. Oppure, attenzione, qui abbiamo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. StyleSnap, che vedete a sinistra, è un applicativo introdotto da Amazon per andare a capire attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso la nostra fotocamera, di quale prodotto abbiamo bisogno. Se voi provate ad usarlo, è molto anche affascinante perché funziona un po' come Google Lens. Noi andiamo con la nostra fotocamera a visualizzare un prodotto. Vi si creerà un reticolato attraverso cui noi cliccheremo e l'applicazione capirà il prodotto di cui noi abbiamo bisogno e mi darà delle indicazioni rispetto ai prodotti disponibili. Questo è stato fatto perché pare che Amazon avesse un calo delle vendite sull'abbigliamento e
ha investito moltissimo sull'intelligenza artificiale anche per incrementare questo tipo di settore. Passiamo a eBay, un altro grande player. Anche qui abbiamo fondamentalmente regole molto simili: search in alto, in basso il menu. Ci sono un po' più di informazioni a livello di indicazioni di offerte, ad esempio qui viene offerto un coupon nel mio caso, è subito un buono sconto. Quindi vedete, rispetto a un utente già targetizzato come posso essere io, mi vengono subito fatte delle offerte nella home page. Anche qui su eBay è presente la funzione codice a barre, quindi nel search c'è la possibilità di andare a utilizzare il codice a barre degli oggetti per trovarli su eBay. Non è invece presente in funzione un applicativo con utilizzo di intelligenza artificiale come quello di Amazon. Zalando, parliamo di abbigliamento, un portale tra i principali player, è fatto secondo me molto bene, proprio Zalando, che apro anch'io. Quindi voi vedete il brand in basso a sinistra, sempre presente e in apertura. Subito scontistica, foto bellissime e ovviamente scroll. Se voi provate a scendere, ovviamente trovate le varie indicazioni, poche informazioni, quindi tutto basato sull'immagine. Ovviamente, essendo un sito di abbigliamento, si va a puntare anche sui preferiti, quindi dove c'è il cuoricino, io avrò selezionato dei miei capi preferiti che magari poi vengono messi in offerta proprio per me, andando magari a conclusione poi della vendita, anche se magari è un capo che ho selezionato l'anno scorso, però esce l'offerta, mi arriva la mail e io lo compro. Qui ho selezionato il menu per farvi vedere appunto lato mobile, la chiarezza di questo menu. Molto semplice, quindi in parte alta seleziono donna o bambino con la selezione di questi tre pulsanti e poi il menu saranno a tendina rispetto a poi l'abbigliamento, le scarpe, il tipo di capo che mi interessa. Feltrinelli, un altro sito, scusate, un'altra app fatta molto bene, ovviamente la grande catena di distribuzione di libri. App fatta veramente bene, i concetti sono sempre gli stessi, il menu ad hamburger inserito in alto vicino al logo, si può girare sulla parte orizzontale, come vedete, su il menu, quindi novità, classifica, mi dà anche delle indicazioni sulle classifiche dei libri più venduti, anche per creare engagement. Scendendo verso il basso si trovano i libri, ma si lavora più che altro sull'orizzontale. Come vedrete, se provate l'app, poi in base, in sostanza, a quello che io seleziono, rispetto alle classifiche, ai trend, lavoro poi sulla parte, di swipe orizzontale. Una cosa molto carina di quest'app è, una volta che aprite il menu, questa cosa qui, cioè praticamente io una volta che apro il menu ad hamburger, mi si sposta letteralmente verso destra la home page. Devo dire che subito non l'ho individuata, ci è voluto un attimo per individuarla, però è poi abbastanza, è stato abbastanza naturale capire cosa succede ed è, secondo me, molto, molto carino. Si sposta verso destra e mi si apre il menu. Sì, ne parlava prima giustamente Simone, è uno dei marketplace più importanti e fatti meglio per quanto riguarda la vendita di prodotti legati anche a prodotti magari artistici, a piccole produzioni artigianali. È fatta molto bene. Come vedete, colori pastello, menu davvero semplice, a scorrimento, ovviamente, questa è la base, raggruppamenti per argomento, verso destra, vado poi a vedere i vari negozi, diciamo, interni, perché poi ogni diciamo, utente va a selezionare il negozio preferito. Ho subito delle indicazioni importanti riguardo al venditore. Qui, come vedete, nella pagina del venditore ho subito la posizione geografica, il prezzo,
e le recensioni, perché ovviamente basandosi su questo tipo di vendita attraverso rivenditori esterni, comunque facendo da mediatore, è fondamentale avere subito le recensioni per capire il grado di qualità del venditore e le opinioni dei clienti. Per chiudere, parliamo di Price, che è un e-commerce di tecnologia tutto italiano ed è fatto molto bene. Anche qui i concetti sono sempre gli stessi, vi invito con calma ad andarlo a vedere. Cosa ho notato sui Price? Che c'è una grande ridondanza delle informazioni. Ad esempio, qui vediamo subito informatica, elettrodomestici, telefonia, il menu, diciamo, dei vari prodotti, che viene poi riproposto andando ad aprire l'hamburger, andando poi a cliccare su scopri tutte le categorie. Quindi c'è una ridondanza che va, diciamo, ad aiutare l'utente. Magari è un po' meno, tra virgolette, fatto bene dal punto di vista della efficacia, perché la ridondanza poi può risultare esagerata, però aiuta sicuramente l'utente, soprattutto perché si parla di un marketplace con tantissimi prodotti tecnologici. Nel footer in basso, come vedete, tutti i servizi vengono messi in grande evidenza, quindi a livello di consegna, a livello di possibilità di ritirare, di pick e pay nei vari punti di ritiro sul territorio, a livello di installazione di assistenza, di pagamenti, di garanzie e l'iscrizione alla newsletter, come vi dicevo prima, per poi fare remarketing sull'utente. Chiuderei, che può esservi utile questa piattaforma. Digitexport è un progetto di Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Promos Italia, che è la nuova struttura nazionale di sistema camerale a supporto della internazionalizzazione, quindi parliamo di internazionalizzazione, per fornire alle imprese strumenti innovativi per accrescere la competitività sui mercati internazionali. In sostanza consente di mappare i marketplace, sia B2B che B2C, di tutto il mondo, che sono stati suddivisi per settori merceologici e per mercati di interesse, e permette agli operatori di individuare e selezionare la piattaforma e-commerce più adatta su cui commercializzare il proprio prodotto. Articoli dei più autorevoli esperti, quindi ci sono anche poi una serie di contenuti che possono aiutare l'utente ovviamente a farsi largo sull'internazionalizzazione del proprio prodotto. È presente poi anche un'ampia gamma di seminari informativi. Magari esco un attimo dalla presentazione. Dunque, vi faccio vedere un attimo come funziona. Eccoci. Dunque, come vedete, c'è un motore di ricerca attraverso il quale posso inserire paese, settore, prodotto, argomento. Siamo in Liguria, proviamo a cercare olio. Allora, mi darà dei dati di import, quindi rispetto al mio prodotto, dati molto interessanti, ad esempio di import, quali sono dal mondo i paesi più i mercati più interessanti per il settore. Quindi molto interessante avere questo tipo di statistiche per capire come muovermi. Oppure, come vi dicevo, ci sono una serie di articoli di approfondimento e i marketplace selezionati rispetto a questo tipo di prodotto. Quindi è una piattaforma molto interessante. Ora non mi dilungo oltre perché siamo anche andati abbastanza lunghi, però ovviamente rimaniamo a disposizione, voi potete intanto giocare un po' rispetto anche alle vostre esigenze e capire come vi può tornare utile. Dunque io avrei concluso la mia presentazione, quindi ripasserei, anzi chiedo a Enrico se do io qualche informazione riguardo al bando voucher prima di chiudere. Sì, Lois, qualche informazione. Perfetto, allora scusatemi, riprendo un secondo. Una sessione dedicata, un evento dedicato da qualche settimana in cui lo presenteremo una volta chiuso al mercato
in tutti i suoi aspetti, sia di base ma sia anche di contenuto. Magari fai un nome più veloce sui contenuti, sul fatto che l'e-commerce sarà uno dei temi elegibili. E poi magari lasciamo spazio alle domande, perché anzi grazie, ne stanno arrivando veramente tantissime, un po' offline, un po' chat, un po' offline appunto, e a qualcuna possiamo sicuramente dare risposta. Perfetto, grazie Enrico. Allora velocissimamente, come abbiamo già parlato nei webinar scorsi, però probabilmente non tutti c'erano, facciamo un breve riassunto. Quindi bando voucher 2020 che sarà in uscita a breve su questa camera di commercio. Parliamo di ovviamente contributi per il sostentamento delle imprese rispetto a investimenti su il digitale, il 4.0. Allora, per quanto riguarda questo bando, per chi non avesse già seguito il bando del 2019, non avesse avuto modo di presentare domanda, di creare un progetto, ci sarà un ampliamento delle spese ammissibili rispetto agli ambiti tecnologici. Gli ambiti tecnologici, diciamo, storici ormai del 4.0 sono, ad esempio, l'intelligenza artificiale, stampa 3D, IoT, la supply chain, comunque tutto ciò che va a favorire, ad implementare le tecnologie 4.0 e comunque il flusso, diciamo, digitale della mia azienda. Comunque ovviamente trovate tutto l'elenco sul bando. Rispetto a questo elenco storico, quest'anno la grande novità, anche legata all'emergenza Covid, è stato l'inserimento, l'ampliamento delle spese ammissibili e l'inserimento di e-commerce, appunto, visto che ne stiamo parlando, e smart working rispetto alle tecnologie del gruppo 1, perché in sostanza le tecnologie sono divise in due gruppi: il gruppo 1, che è quello delle tecnologie principali, quelle di riferimento sul 4.0, IoT, eccetera, eccetera, e il gruppo 2 erano tecnologie che dovevano essere propedeutiche al gruppo 1. L'e-commerce era nel gruppo 2, è stato inserito nel gruppo 1 per facilitare quindi la possibilità di investire su questa tecnologia. Qui abbiamo l'elenco di cui vi parlavo prima, quindi poi con calma potete consultare la realtà aumentata di cui parlava prima il professor Molinari. Riguardo alle spese ammissibili, brevissimamente, ci sarà un ampliamento legato a una percentuale dell'investimento legato a eventuali contratti di finanziamento fatto con finanziari o istituti bancari. Quindi il bando permetterà di pagare, tra virgolette, di finanziare una percentuale di questi finanziamenti utilizzando il voucher che verrà dato. L'eliminazione, un'altra cosa importante, eliminazione della limitazione tra spese di consulenza e formazione e spese di beni strumentali. L'anno scorso come funzionava? Un progetto poteva prevedere fino al 50% di spese per beni e servizi strumentali e la consulenza invece doveva essere almeno il 50%, quindi io non potevo andare oltre il 50% come spese di beni e servizi strumentali. Questo sbarramento è stato tolto, per cui potrò anche acquistare al 100%. Per quanto mi riguarda, ho concluso, quindi passo di nuovo la parola al professor Molinari per domande finali e chiusura. Grazie mille per l'attenzione. Vado a chiudere. Sì, grazie, grazie Loris, un istante solo. Ok, grazie, grazie a tutti, un super.
Okay. Grazie a tutti, grazie anche, siamo un po' in ritardo, ma insomma le tematiche sono molte e vi ripeto, vi ringrazio per averci seguito fino adesso, numerosi, vi ringrazio anche per le numerose domande che sono arrivate, sia in chat ma soprattutto sui canali offline, se ce n'è qualcuna in particolare che Lois o Simone mi vogliono segnalare, lo facciano pure, intanto io ne prendo un paio di quelle che sono arrivate. Canali paralleli, la prima è mi scrive, il sistema di pagamento e l'integrazione di questi all'interno del marketplace o di un e-commerce proprietario, rischi, opportunità, minacce. Allora, lo vediamo in Italia, ma questo è il discorso che vale globalmente. I pagamenti digitali, lo vedo anche sotto altri punti di vista, segneranno il passo e segneranno il cambio dovuto di abitudini italiane, nazionali, ma europee. La tendenza è diminuire la circolazione del contante, non tanto per decreto, ma anche perché è più utile, più conveniente pagare attraverso, ad esempio, meccanismi PayPal o Alipay, che permettono anche dei rewards, quindi bonus per chi compra, per chi vende, l'acquisto appunto di beni, prodotti e servizi. Pagamenti oggi, io li vedo da tanti anni, digitali, hanno un livello di sicurezza incredibile, permettono anche di non avere più quella latenza tra l'incasso e la spedizione, ma soprattutto permettere una garanzia al consumatore finale, ma anche al venditore di altissimo profilo. Tutto sta nello scegliere la piattaforma che si vuole utilizzare per fare e-commerce e integrarla nel sistema di paytech, come si suol dire, ideale. E non lamentiamoci, anticipo magari una domanda che potrebbe essere fatta a seguito di questa, delle commissioni alte sia a negozio virtuale. Perché è un falso problema, basta aumentare i volumi, aumentando i volumi si negoziano con le proprie banche commissioni più favorevoli. In ogni caso, pagamenti PayPal per tutte le transazioni online mettono in sicurezza diametralmente domanda e offerta e, ripeto, a volumi già medio-bassi garantiscono dei sistemi di premialità interessanti. Cioè, tendenzialmente l'e-commerce è pagamento digitale ormai da una quindicina di anni. Lo sa a maggior ragione nel negozio fisico, in tantissimi bar d'Italia si paga il caffè appoggiando il proprio smartphone con sul POS. L'arrivo di WhatsApp Pay, lo dicevamo prima, trasformerà quello che è un euro sul bancone in un avvicinamento del proprio smartphone al sistema di pagamento. Perché l'obiettivo è ridurre i 2.000 miliardi all'anno di contanti che girano in Italia e anche insomma ridurre l'evasione fiscale, eccetera. Comunque, pagamenti digitali sempre più sicuri, assolutamente da integrare. Peraltro, attraverso la tecnologia 4.0 si integra anche nella contabilità generale e nella contabilità dell'azienda direttamente, se c'è un commercialista che ce la tiene, con tutti i parametri che la pubblica amministrazione, le agenzie varie, delle dogane piuttosto che delle entrate, ci chiedono per poter poi rispettare i parametri di bilancio. Allora, leggo Costantino Bormioli, il comune di Altare, scusatemi, è compreso nei voucher. Lo chiedo perché per quello del digitale a fondo perduto era escluso. Altrimenti vi saluto e vi ringrazio. Allora, se Altare è Savona, è certamente incluso all'interno del bando voucher digitale 4.0 2020 della Camera di Commercio di Liguria, bando che varrà per tutte le organizzazioni iscritte alla Camera di Commercio sulle province di Imperia, Savona e Spezia. Credo che il bando a cui si alluda fosse un bando regionale motorizzato da FILSE, in quel caso le organizzazioni sono diverse e naturalmente in quel bando sarà stata fatta una scelta di merito e di contenuto. Quindi la risposta è assolutamente sì. E e-commerce, lo dico ancora una volta perché lo sottolineo importante, sarà una delle tecnologie che sarà possibile richiedere in fase di progettazione e poi sottomissione del bando voucher alla Camera di Commercio Riviera di Liguria, così come in tutte le Camere di Commercio d'Italia, ovviamente. Vale a livello nazionale questa tecnologia. Ok, sono veramente tante. Lois, magari tu ne hai segnalata qualcuna, te ne è arrivata qualcuna, possiamo rispondere?
Magari ancora un paio? Sì, guarda, ho un piccolo produttore di olio che mi chiede se convenga di più investire su un e-commerce nativo o appoggiarsi a un marketplace. Ok, detto che su piattaforme e-commerce può funzionare davvero qualsiasi cosa, adesso prendo spunto dall'ultima domanda, vedo Bormioli, Bormioli credo che sia anche una importante marca di ceramiche, le ceramiche sono una di quelle cose che si è venduto molto bene da ma si vende molto bene da anni. La prospettiva è imprenditoriale, cioè è quanto si vuole fare un salto imprenditoriale e cambiare modello di business. Cioè, se si vogliono mettere a sistema un po' di corsi pubblicitari, magari una persona che sia già in azienda facendole fare e-commerce, quindi trasferendola da quella che è la gestione magari di back office commerciale tradizionale a una gestione online, allora magari si può pensare di, certamente per esperienza io la suggerisco, la consiglio, di aprire un negozio di commercio elettronico, di e-commerce proprietario. Però attenzione, ci vuole un buon investimento in termini di marketing innovation, di comunicazione digitale, di posizionamento e una persona dedicata. Se si vuole invece cercare di capire quanto può funzionare l'affiancamento di un negozio virtuale eBay, si può utilizzare eBay appunto perché con 19,90 euro la piattaforma ti dà, quindi un costo molto esiguo, tendenzialmente zero, la possibilità di avere un place di circa 200 prodotti che per iniziare a testare la qualità e la bellezza dei propri servizi e dei propri prodotti che si vendono o che magari si vogliono introdurre in nuove vendite è già ottimo. Sono 200 prodotti, poi bisogna non solo metterli online, descriverli bene, posizionarli bene, farli gestire bene, ma anche capire la rotazione degli stock, capire quando finiscono, eccetera, eccetera. Quindi secondo me il suggerimento è per chi si affaccia oggi, magari anche con un progetto di vouchering a questo mondo, l'ideale è poggiarsi per testare la soluzione dei propri prodotti e servizi ad un marketplace esistente. Attenzione, Amazon e eBay sono alternativi, non sono alternativi, si possono scegliere, ma hanno obiettivi diversi. Adesso sarebbe lungo raccontarvi nello specifico. Però eBay, secondo me, per iniziare è un'ottima, ottima piattaforma. Vedete, con un costo molto, molto esiguo. Stiamo attenti che il trucco, anche qui se potrebbe fare un webinar molto lungo e magari chissà che in futuro non si faccia, è, tra virgolette, rendere più mansueto, addomesticare quello che è l'algoritmo. Mai vedo il 2009-10 ragiona con un algoritmo che è premiale, non lo si inganna. L'imprenditore che pensa di mettere 200 prodotti su eBay e vincere il mercato, la scommessa col mercato e con la concorrenza, abbassando il prezzo viene penalizzato dall'algoritmo che è meritocratico, l'algoritmo è sempre meritocratico e quindi fa galleggiare in vetrina, i posti in vetrina sono pochi, i migliori imprenditori, ma non quelli col più basso prezzo, bensì quelli che hanno un prodotto, qualità e capacità di seguire questo proprio business è ottimale. Molto spesso galleggiano sono più visti imprenditori con prezzi finali più alti, ma con un sistema di ingaggio del cliente molto migliore, con feedback elevati, con un numero di stelle elevate, con un numero di recensioni anche a livello di payment digital elevato, così via. Quindi, suggerimento è se si inizia, forse è meglio sperimentare eBay e poi successivamente aprire un negozio proprietario. Si chiedono anche un'altra domanda, forse. Un'aggiunta sola, eBay può anche essere utilizzato per chi decide oggi di mettere sul mercato qualcosa che già produce in Italia o all'estero per testare la qualità del mercato in cui si vorrebbe vendere. Cioè, apriamo eBay e capiamo che il 70% delle nostre vendite viene dal mercato spagnolo. Allora, facciamo un po' di verifiche, si deve fare un'analisi di mercato che ovviamente va fatta e va fatta in modo profondo per capire le opportunità eventuali derivanti da una scelta importante, ma perché non aprire un negozio anche fisico nel centro di Barcellona, se il mio prodotto si vende molto bene in quell'area residenziale di e-commerce, uniremo così uno scouting di piattaforma digitale eBay ad una decisione magari di passare la metà del nostro anno a Barcellona a aprire un negozio fisico. È usato da molte multinazionali importanti per capire dove aprire negozi fisici a fronte di ordini di e-commerce solidi.
Mi dicevi altro? Sì, che chiedevano se manderemo le slide, come vi già detto, e i riferimenti per i vaccini. Sì, senza dubbio, le slide come sempre saranno rilasciate una volta consolidate con gli elementi non distribuibili e il voucher, ripeto, ci sarà una giornata di presentazione dei contenuti, quindi il budget, le misure, di come scrivere una proposta di successo nei prossimi giorni, se lo occuperà la collega che si occupa di questo, la signora Alba Crispuolo, che dà una panoramica eccellente, un ottimo professionista su tutte le aree di importanza del bando, tentativo di rispondere a tutte le domande che le imprese vorranno fare in quell'occasione, ma soprattutto per trasferire il più possibile la metodologia per scrivere poi una domanda di valore. Ovviamente sarà un evento che tutti voi conoscerete attraverso i classici canali online e offline e vi ringraziamo fin d'oggi per il vostro interesse. In quell'occasione approfondiremo ogni misura che saremo a vostra disposizione, in particolare la collega Pescolo, per approfondire ogni aspetto di quel bando. Use it, come dicono gli americani. Ok, Simone, scegliete magari ancora una domanda o due a cui possiamo rispondere, poi salutiamo tutte le persone collegate ringraziandovi ancora per la pazienza e se state con noi fino adesso. Ma guarda, qui un utente mi chiede le tempistiche, quanto tempo occorre in sostanza per mettere su un e-commerce? Allora, la risposta è laica, dipende, nel senso che io ho alcuni dati, non entro nello specifico, ma con nome e cognome vi dico che ad una realtà che ha deciso di iniziare un percorso di e-commerce su piattaforma eBay all'inizio di marzo, in 30 giorni siamo arrivati da un fatturato zero, un fatturato di 70.000 euro, che in lockdown si è generato, quindi l'e-commerce in 30 giorni ha creato un piacevole equivoco a questa azienda, è necessario di assumere una persona che gestisca solo la parte online. È un percorso naturalmente iniziato dal fatto che il lockdown ha determinato un innalzamento della propensione alla navigazione di tutti e una necessità fisiologica di avere determinati prodotti e servizi a domicilio. Dipende perché alcuni, ad esempio, mi rifaccio le ceramiche, piuttosto che alle stampe antiche, piuttosto che alle attività artigianali che possono essere, secondo il giornale comune, meno interessate alle commesse di valore, in realtà non è così. Una settimana, 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni per prendere le misure. Dal mese in poi, secondo me, naturalmente con una formazione professionale e anche con dei corsi di formazione che si trovano sul mercato, anche senza investire una quantità di denaro incredibile, dopo i primi 45 giorni si tira già una riga e si inizia a capire quanto è utile quella piattaforma di affiancamento del negozio fisico oppure no. La risposta dipende anche dal fatto che uno voglia domani mattina andare online e non abbia un negozio fisico, piuttosto che viceversa, abbia un negozio fisico su cui basare un po' di risorse economiche da investire nell'e-commerce e quindi può avere un tempo di latenza e un raggiungimento di un risultato di budget online un pochino più lungo. Con questo vi invito a fare fatturati più velocemente possibile, più possibile non lasciate niente ovviamente sul mercato. La risposta dipende dal fattore temporale, dal fatto che si abbia già una vetrina fisica o la si voglia introdurre in parallelo con la fisica digitale. Simone, tu hai qualche domanda in evidenza particolare che magari completa il cerchio di queste? Ok, allora se. Qui c'è scritto come si può. Simone? Enrico, credo che stesse leggendo la domanda sempre di Costantino Bormioli: come si può linkare un prodotto su Instagram alla sua landing page sulla piattaforma e-commerce? Ok, è una domanda molto tecnica, molto specifica, dipende da una serie di fattori. Direi magari ci aggiorniamo offline per dare una risposta. Quello che vi posso dire è uno degli strumenti più importanti oggi per creare il fatturato e trasformare la customer experience, quindi
l'esperienza del cliente finale, anche in un'emozione, sono i tag and buys di Instagram, che al di là di una foto, di un movie o di un video, di una stories, vi danno la possibilità di andare direttamente a comprare con un click in negozio, prodotto o il servizio. Funziona molto bene. Peraltro ci sono classici influencer, che sono qualcosa di più rispetto a quello che noi pensiamo essere la moda in generale, che supportano moltissime categorie merceologiche, le più disparate, non solo ovviamente moda e fashion tech, nell'iniziare un percorso che trasferisce appunto l'idea del vendere la ceramica solo in negozio, al vendere pezzi di ceramica importanti di un certo valore, ma anche oggettistica per la casa, verso modella di instant messaging e di instant purchasing. Quindi mi piace l'emozione che genera il video Instagram nei miei occhi, lo compro. Questo sta iniziando a funzionare molto bene nel mercato real estate, in case diversi anni, in alcune realtà, in alcune nazioni, possono essere già visitate in modo virtuale in questo senso, possono essere poi prenotate con una visita approfondita virtuale o fisica e possono generare l'emozione anche in termini di arredamento con un'immagine instant, e certamente non si compra una casa via instant payment, ma la si può prenotare per una visione più dettagliata. Nei beni di largo consumo questo funziona molto bene. Per lo specifico magari ci sentiamo offline. Ok, se non c'è più nulla di rilevante, Lois e Simone, ditemi no, voi. Okay. Mi riguarda, va bene. Ok, benissimo. Allora, io vi ringrazio, spero insomma che questa oretta di ritardo non sia stata per voi in realtà il consolidamento di un investimento che avete fatto oggi. Vi lascio semplicemente dicendovi che il mondo sembra essere caduto a pezzi per 3 mesi, ci siamo fermati, non tutti i settori di mercato si sono fermati, ha iniziato a correre prima di questa parziale riapertura dei confini anche lontani chi è veramente stato sul pezzo. Non pensiate che utilizzare una piattaforma di e-commerce e pensare in digitale, pensare al confine, non sia possibile in realtà molto piccola. Da chi vende occhiali a chi fornisce prestazioni fisioterapiche, da chi vende artigianato a chi vende turismo, da chi vende, abbiamo visto, prodotti freschi, a chi vende veramente bulloneria e spare parts automobili, tutto è possibile online, ci vuole un po' di conoscenza, bisogna studiare, bisogna aggiornarsi professionalmente e bisogna fare click da un punto di vista imprenditoriale e dire ok, proviamo, diamo il giusto prezzo online al nostro prodotto, perché se vendiamo un oggetto che mediamente sul mercato dell'e-commerce vale 9-10 euro, 30, naturalmente siamo fuori mercato, allora dobbiamo anche un pochino analizzare qual è il parametro di riferimento, e di lì provare. Oggi la possibilità di farlo c'è, con costi molto bassi, con supporti alla scelta di questa strategia, in primis il bando veloce che sta per arrivare, ma tanti altri, con piattaforme sempre più interconnesse tra di loro, e con anche un dato con cui vi saluto, ci lamentiamo spesso della connessione, ci lamentiamo spesso dell'impossibilità delle aziende di avere una connessione utile a fare e-commerce, quindi a fare selling online. L'ultimo dato di cui vi sono aperti dice che questo non è più vero, siamo veramente al pari della media europea, se non un pochino sopra. Quindi, bando alle scuse, io vi auguro una buona strategia online, noi ci sentiamo presto con i webinar della Camera di Commercio e certamente con tutte le opportunità che noi potremo condividere con voi. Grazie a tutti e buon fine settimana. A presto, grazie.